Ciao a tutti, benvenuti a TriCast, il podcast che ci prova. Sono Mattia e qui con me oggi c'è Alessio. Ciao. E Eric. Buongiorno a tutti. Abbiamo un po' di argomenti interessanti oggi da proporvi e credo che darò la parola a Eric adesso per iniziare. Prego. Vi propongo un gioco che secondo me è passato un po' in sordina, cioè in realtà non troppo, diciamo che essendo uscito poco prima di Horizon e Zelda con Switch, secondo me è stato un po' ucciso a livello mediatico, che ed è Nioh. Quindi propongo un po' una riflessione generale sui Souls e sui Souls-like. Che comunque ha avuto un discreto successo. Ha avuto un discreto successo, è venduto abbastanza bene, però è uscito l'8 febbraio, dopo 20 giorni, è uscito Switch con Zelda, dopo 2 giorni è uscito Horizon. Purtroppo l'industria è stato non praticamente, perdono in questo caso. Esatto. È stato a livello mediatico è stato completamente ucciso, non se n'è più parlato. Chi l'aveva comprato prima si sta giocando adesso i DLC, se no altrimenti anche a livello di PSN io Nioh non lo vedo più, è completamente scomparso, se non qualche sconto. È un peccato, ne ho sentito parlare bene. Peccato. No, è un bel gioco. Io e Ale ci abbiamo speso su quanto? 150 ore, una cosa, sì. Una cosa così. Siamo ben lontani dal dire di averlo finito in realtà, perché con il DLC hanno aggiunto una difficoltà. Adesso magari spieghiamo un attimino in che senso. Dimmi. Dai. Praticamente Nioh è, come posso dire, prende a piene mani dal genere Souls, ovviamente. Però aggiunge tutta una serie di caratteristiche classiche degli action. Innanzitutto, palese, è stato programmato e sviluppato da Team Ninja, quindi comunque un team con una certa esperienza alle spalle quanto riguarda gli action, che ha declinato il genere Souls in tal senso. Cosa dire? Ovviamente l'impostazione del gioco è quella solita: la barra della vita, la barra della stamina che va gestita in base a le sfide che ti vengono proposte dal gioco. Sì, che c'è anche un sistema di livellaggio tipo. Esatto, un sistema di livello veramente praticamente analogo. Posso richiamarsi anime, sono le Amrita, ma sostanzialmente sì, è quella cosa lì. Muori, devi tornare a raccoglierlo. Se muori una seconda volta. Ma dopo l'avvento di Dark Souls, credo nemmeno di Demons, perché Demons è, diciamo, passato in sordina. Sì, Demons è, dopo l'uscita di Dark Souls e il successo che ha avuto, ci sono stati un sacco di Souls-like. Come l'ho detto? Souls-like, incredibile. Souls-like. Sì, è stato un nuovo genere di punta giapponese alla fine, che si affacciava agli occidentali. Cioè. Sì, beh, geniale alla fine, un genere inventato nel 2011, incredibile. Sì. Veramente. Che alla fine è il misto di un action con un RPG molto semplice sulla carta, però le meccaniche sono... Esattamente. Sì, il giusto mix di elementi che formano quel genere. Esattamente. Che poi, secondo me, la vera scintilla di genio è stata, cioè, riuscire a coniugare benissimo sia il gameplay fattuale, cioè il combat system, con la narrazione del gioco, cosa che per esempio adesso magari ne parliamo un attimo, in Nioh non è stato proprio fatto. Cioè laddove comunque in Dark Souls abbiamo una lore, era tutto contestualizzato in Dark Souls. Contestualizzato, se muori e rinasci al falò non è solamente un'esperienza, un espediente per lasciare il giocatore continuare a giocare, ma è realmente spiegato all'interno del contesto narrativo, mentre in Nioh è tutto un po' lasciato è poco accennato, al caso, cioè poco accennato. La verità, il fondamento di Nioh è che devi menare le mani, cioè sostanzialmente quella cosa lì è fatto molto bene, è molto divertente, però appunto non c'è questa cura narrativa incredibile. Volutamente, cioè è proprio lasciato, ci sono anche dei buchi abbastanza, tra virgolette, evidenti, che nei Souls non sarebbero mai stati. Esempio stupido, c'è un certo punto della storia, senza fare grossi spoiler anche se non è che si possono fare grossi spoiler su questa trama, c'è un personaggio che sostanzialmente viene rapito. Le missioni di Nioh sono strutturate semplicemente in missioni primarie e missioni secondarie. Nel periodo in cui questo personaggio viene rapito, allo stesso tempo ti propone una missione secondaria, quando in realtà dovrebbe tipo essere rinchiusa, doppia mandata da qualche parte, compare, ti dice: no, ma guarda che puoi darmi una mano a raccogliere 4 top in cantina. Fetching, ovviamente. Esattamente. Non c'è proprio questa attenzione. L'attenzione di Nioh è molto spostata sul gameplay, che, ripeto, prende a piene mani dal gameplay dei Souls, lo rende molto più veloce, molto più divertente, dal punto di vista proprio
forse anche un po' possiamo dire anche un po' casual, nel senso che in Dark Souls si cerca sempre un certo tipo di perfezionismo nel fare le cose, no? Le aperture dei parry che sono proprio calcolate in frame, mm-hmm. A seconda di ciò che tu, di quale scudo stai usando, mentre in Nioh questa precisione è relativa, nel senso che ancora una volta devi menare le mani, hai in mano un'arma, devi menare il più possibile. Sì, per quanto sia vario, alla fine comunque sì, ti ritrovi poi alla fine a menare e basta, cioè non riesco. Sì, diciamo che secondo me, ecco, come posso dire, il fatto che almeno per come l'abbiamo vissuta io e Ale, giocarlo forse in co-op un po' ha rotto un pochino la tecnicità del gioco. Preciso il fatto che ci siamo giocati tutto l'NG da soli e poi sì, l'NG Plus in co-op, quindi posso fare questa differenza, perché quando giochi da solo succede che devi stare molto attento. Nioh è molto punitivo, ecco un'altra cosa che va detta, è molto punitivo, più di Dark Souls 2 più di Dark Souls 3. Dark Souls 2 era quello che forse con Scholar era più punitivo di tutti. Sì, decisamente. Ma sì, Nioh secondo me anche un piccolo, cioè un discreto game design, ecco, se vogliamo dirlo. Sì, proprio, cioè era, sì, Dark Souls 2 era incentrato prettamente sul ti faccio fallire e basta. Sì, però Scholar poi tra l'altro era pure dedicato a chi già aveva giocato il 2, quindi bene, però, male, però te lo tagliamo Scholar e si dice Scholar. Esatto. Ti tagliamo questo. Parlo più. Rifai, rifai. No, non lo so. Continua, no, è bello della non diretta. Ma sì, dai. E, niente, magari seguiamo un attimino un paio di punti importanti secondo me da differenziarsi. Trovo molto interessante la derivazione comunque che prendono i Souls, like, cioè dalla nascita del genere Souls in un periodo così avanzato come non, si può neanche dire gli anni 2000, perché di fatto nel 2011 si è nato un nuovo genere, e come poi è stato in anni addietro, questo genere adesso sta venendo sempre di più declinato e contaminato da molti altri generi. Vediamo per esempio il caso di Nioh, è la contaminazione di un action più puro, perché dove in Dark Souls abbiamo sostanzialmente, come posso dire, quattro cose da fare, Dark Souls 3 con le weapon art ti dà un po' più di libertà, però tutto sommato le azioni che tu hai in mano da fare con il tuo personaggio non sono tantissime. Sono più basate sull'abilità del giocatore, l'abilità del giocatore è di saper sfruttare l'arma che hai in mano, puoi tenere in mano sostanzialmente due o tre armi e quel gameplay sembra quasi che lo sto minimizzando, no? Però proprio in termini di giocabilità è tutto lasciato in mano al giocatore, è molto basilare secondo me. Sì, è più crudo, pesante, esatto. Cioè, più realistico, diciamo. Esattamente, esattamente. Sei una persona effettivamente che ha l'armatura pesante, che ha lo scudo pesante, l'arma. È tutto basato su una sorta di realisticità del combattimento, pur ovviamente in un contesto dark fantasy, è tutto molto fisico. In Nioh questa cosa praticamente non esiste, cioè quando uccidi un nemico che sia grosso, piccolo, gigantesco, cioè non lo scoppiano, le braccia, cioè, tutte, esatto, scoppiano le braccia, lo fai a pezzi, le combo che puoi fare praticamente sono innumerevoli per ogni tipo di arma, che adesso sono katana, la katana, la martello, la odachi, che è quella nuova aggiunta con DLC, kusarigama e doppia katana. La doppia katana, esatto. Ognuno di questo tipo di armi ha uno skill tree differente. E ogni skill tree ha le sue abilità, le sue combo, i suoi, possiamo chiamarli parry scriptati, cioè delle mosse che nel momento di copertura, se viene attaccato, è un tempismo giusto, fa partire una sorta di controattacco che colpisce il nemico al 100%. Mm. E il gameplay di Nioh si basa molto su queste combo che sono triggerabili in modo assolutamente action, con una combinazione di tasti predefinita, questa di complicato aggiungere, esatto, non è di complicato, si tratta due tasti proprio, esatto, durante il gioco di memorizzare le combo, ecco, forse non è tanto l'esecuzione della combo che è difficile quanto il ricordarsi che se uno ha equipaggiato due armi differenti
l'utilizzo consapevole di queste due armi, ecco, quando uno arriva ad avere la consapevolezza di come utilizzare le varie armi nei diversi momenti in cui si trova a giocare, quello è già un po' più avanzato, ecco. Però visto che non è questo tipo di abilità non è tanto richiesta nel gioco in realtà, perché anche per come ho giocato io ho trovato la katana veramente molto comoda, più veloce, non delle doppie katane ma assolutamente con un ratio di danno velocità veramente superiore, versatile, insomma non c'è questo DPS. Bisogno di esattamente anche DPS, poi ne parliamo, anche perché anche questo sistema di gioco dei numeri è assolutamente come posso dire diverso da quello che può essere un Dark Souls, proprio agli antipodi, e prende molto la riga, la falsa linea di Diablo 3, che anche questa è interessante, nel senso che prima abbiamo detto appunto che i Souls si stanno un attimino allargando, contaminandosi con altri generi. L'esperimento di Nioh secondo me è proprio quello di unire sostanzialmente tre cose: quello che sono i Souls portati avanti da From Software, un loot system che è proprio il plagio assoluto a Diablo 3, veramente è identico in tutte le sue componenti, è incredibile quanto, seppur proposte con nomi piccoli differenti, in realtà sono la stessa identica cosa, è incredibile. E poi la loro incredibile. Esatto. E poi la loro derivazione action, anche questo meccanismo, poi magari taglio un attimino così vi lascio un po' la parola se volete dire qualcosa, è secondo me il punto in cui più Nioh si allontana dai Souls, cioè laddove i Souls appunto hanno un gameplay legato molto alla narrativa e ha tutto tra virgolette senso, a parte gli errori che conosciamo esistere, che magari gli appassionati, a cui gli appassionati verranno in mente, aggiungerei anche all'esplorazione, perché all'esplorazione è quasi assente, no, però insomma non fa parte del gioco, è molto lineare. Esattamente, è molto, diciamo che la trama è molto lineare, ha molti twistoni, le missioni principali sono tutte istanziate, non è un open world. Possiamo dire che ogni missione ha un suo level design, alcuni sono veramente ottimi, altri lasciano molto a desiderare, è un po' altalenante in questo. Sì. Più che altro il problema è che avendo un loot non hai la ricerca, per dire, dell'oggetto, del forziere, esatto, dell'anello, in un Dark Souls, quindi esatto, cioè, rimane tutto un po' a parte dei collezionabili che ti aiutano un po' nell'avventura, ma il resto non c'è niente praticamente, cioè tu potresti andare al boss diretto che non cambia praticamente nulla. Esattamente. Tutta la prima parte del gioco praticamente è basata sul uccidere nemici più forti che ti daranno delle armi più forti per andare avanti nel gioco, non c'è neanche, tra l'altro come in Diablo 3, cioè è proprio identico, all'inizio del gioco non c'è neanche una reale e propria scelta dell'arma e del tuo equipaggiamento, semplicemente tra le robe che cade prendi quella più forte e te la metti addosso, è così per praticamente tutto il new game, è il farming veramente estremo, cioè è proprio una cosa incredibile, cioè tu ti trovi davanti un'orda di due o tre nemici, li uccidi e hai per terra 20-30 oggetti, è tutto super fluorescente, tutto luminoso, gli sprite veramente belli, cioè è tutto incentrato sulla velocità e sulla frenesia, come lo era sostanzialmente Diablo 3, come ho già detto. E in questo si discosta molto da Dark Souls, appunto. Cioè, laddove uccidendo un nemico in Dark Souls aveva senso che ti droppasse quell'arma, quello scudo o quell'armatura, e nessun altro poteva droppartela perché non la possedeva. Qui, qualsiasi nemico tu uccida, una piccola percentuale, alta o bassa, a seconda di che sia un nemico forte o non forte, di dropparti un'arma di un certo livello. Non c'è veramente nessun tipo di ricerca, sostanzialmente è molto divertente secondo me, penso che io ci ho speso veramente tante ore, però capisco che poi magari un po' alla lunga possa un po' nauseare, ecco, questo. Io ho trovato solo la demo, mi pare, cioè quella demo, la demo era molto diversa, provai anch'io la prima beta conclusa, però era veramente lì, era follia secondo me, cioè a parte aveva una difficoltà altissima, sì ma era tutto ancora da calibrare, comunque sì infatti aveva dei problemi appunto di ottimizzazione, io mi sono fermato lì, quindi infatti tutto quello che state dicendo adesso per me è nuovo, quindi è come se fossi uno che sta ascoltando per la prima volta. Il difetto forse più grave, però, che vabbè,
parlato, anzi forse no, non è ancora parlato Eric, sono i nemici, cioè la valenza dei nemici è talmente ridicola che veramente dopo un certo punto ti pochissimo, so, cioè, veramente saranno, sono 33 in tutto il gioco, se non mi ricordo, da Codex sono 33 per un gioco di circa. Per un gioco di circa lungo, cioè l'NG l'abbiamo finito in 97 ore. Facendo tutto, perché facendo tutto, secondarie, perdendo tempo dal fabbro a stare a vendere, a riciclare. Quindi, però, quindi c'era proprio una ripetizione, li avete visti? Sì, esattamente, erano sempre gli stessi. Purtroppo il problema poi è che ogni nemico ha un suo moveset predefinito e tenderà ad usare quello praticamente per tutto il resto del gioco, quindi hai una fase di inizio gioco in cui meno male ti diverti perché ti vengono presentati dei nemici differenti, poi arriverai a circa un terzo del gioco che ti aspetti di vedere nuovi nemici e in realtà ti vengono proposti sempre gli stessi per il resto del gioco. Peccato. E a quindi boss invece diventa un po' pesante. I boss invece sono tutti diversi, alcuni secondo me alcuni veramente ben riusciti, alcuni di difficoltà, oserei dire criminale. Soprattutto alcuni quelli orribili, secondari, alcuni orribili veramente, come il centipede. Chi l'ha giocato sicuramente subito saprà di cosa sto parlando, perché è una cosa è incredibile quella boss fight. Io non so neanche, ma poi è brutto proprio, cioè non è che lui è brutto, ma poi è tecnicamente veramente uno schifo, cioè entri dentro questa arena e c'è questo serpentone che se la va in giro per tutta l'arena, salendo su i vari pendii, eccetera. A un certo punto, quando ti vede, per combattere con te, ovviamente si erge, si alza sostanzialmente e cerca di spurtarti roba velenosa. È la città infame di Nioh, sostanzialmente. Ok. Il problema è che nell'alzarsi e nel seguirti ha una quantità di tracking assurda. Quindi lui, per seguire te, gira su se stesso proprio, cioè come se fosse una piattaforma che gira, e mentre si gira, probabilmente è stato programmato così, non lo so nel dettaglio come possa essergli sfuggita questa cosa, si compenetra completamente con l'ambiente che lo circonda. L'ambiente che lo circonda non sono sassolini per terra, sono delle vere e proprie torri di terra, in cui lui entra dentro a piene mani, proprio si sfonda contro le pareti. È veramente una cosa, è stata inguardabile per me, veramente. Non so come ha fatto a dare l'ok a una roba del genere. Non avete letto nulla online, che magari c'era gente che se ne lamentava? Tantissimi si sono lamentati, però non... Cioè, io da Team Ninja non sento niente. Secondo me gli è riuscita male, secondo me non se ne sono accorti, non so se quando l'hanno testata non gli è successo, non lo so. Sicuramente in fase di testing ti succede il mondo, solo che su alcune cose devi chiudere un occhio. Loro credo che dopo aver sentito questa cosa dalla community probabilmente ci hanno pensato, solo che è strano che non sia uscito. Magari se non è uscita una patch di correzione vuol dire che l'hanno inteso così ed è abbastanza grave. Non credo sinceramente che si va, cioè se è come dite è abbastanza grave, poi non so io. No, è veramente incredibile. Adesso non voglio fare brusche pubblicità, ma anche nella serie Lo Spirito dei Souls di Sabaku no Maiku, quando combatte quel boss, cioè, è una cosa veramente inguardabile, cioè è incredibile. Io non so, è brutto perché adesso siamo focalizzati su questo aspetto negativo, quando poi in realtà il resto del gioco secondo me vale veramente la pena, perché insomma, e non parlare altri 17 minuti e non annoiare più di quanto ho già fatto, il gioco vale davvero la pena secondo me di giocare. A chi è piaciuto Dark Souls piacerebbe avere una deriva un po' più action, meno slegata alla lentezza di Dark Souls. È vero che poi con Bloodborne e Dark Souls 3 si è un po' liberato da questa staticità. Cioè Dark Souls 1, quando lo prendi in mano, cioè, è un legno praticamente. Si è pian piano liberato di questa cosa, però è rimasta sempre, come dicevamo prima, nei canoni della fisica verosimile, pur in un contesto fantasy. Qua sei veramente libero di fare quello che vuoi, velocissimo, sei rapidissimo, i nemici sono punitivi al massimo e hai veramente una soddisfazione incredibile nell'uccidere i nemici. Cioè, le prime ore di gioco veramente sono una droga, perché tu ti trovi davanti i nemici e vuoi farli a pezzi. È tutto così bello anche visivamente, sono 60 fps rocce, davvero. Io avrò avuto in 150 ore
quattro cali, credo, in sì, qualche non zona so, poi su PS4 normale come sia, anche dire questo, noi abbiamo giocato su PS4 Pro. Ah, giusto, voi su Pro. Dovrei esatto. provarla io che c'ho la normale. Sì, sostanzialmente la reale differenza tra i due, sì, almeno avevo visto una risoluzione Foundry e la sì, esatto, la risoluzione Neo praticamente si basa su un algoritmo di risoluzione molto dinamico, le linee guida dell'algoritmo sostanzialmente sono mantenere 60 fps qualsiasi cosa accada a schermo, e wow. in Neo le cose che possono accadere a schermo sono veramente tantissime. Ci sono delle missioni che sono le classiche arene a ondate, sostanzialmente, in cui le ultime ondate sono una marea di nemici. Ma quelle le avevo viste, sì. Esatto, sì. Ma quelle veramente infatti, cioè, sì? erano Dimmi. Tremende. Come sono tremende. Okay. Noi abbiamo fatto alcune volte le abbiamo fatte in co-op, veramente è il massacro, veramente. Cioè, sono nemici da tutte le parti, devi stare attento. Poi, un'altra cosa importante che bisogna dire è che la difficoltà è elevata fin da subito, ma poi si erge ad un livello veramente diabloesco. Cioè, dove in Diablo sostanzialmente il gioco dei numeri è così forte che se tu non hai un determinato DPS, quella cosa non la fai, punto. Cioè, non c'è da essere bravo, non la fai, perché c'è il nemico che entri nel varco livello 70, ti guarda, ti uccide... Sì, non può fare assolutamente niente. E in pratica dopo questo avviene questo equilibrio qua tra devi essere bravo tu ma devi anche avere i pezzi. Esatto, okay. Secondo me Nioh trova esattamente un equilibrio tra Dark Souls, che è full skill based ormai con tutte le sfide, mm-hmm. uno si va a guardare Lobos, sì, si guarda il mondo fatto a mani nude livello 1 NG plus 18 perché è full sempre Dark Souls 1 però comunque sempre Dark Souls 1 esatto, perché ricordiamo che poi non hanno più saputo fare i calcoli o almeno esatto, sempre scherzo ovviamente, però insomma sì, però c'è sempre stata questa idea che in Dark Souls insomma la sfida più conosciuta era sul level 1 dove dici adesso conoscenza del gioco, io lo sfido a livello 1 senza livellare con le armi che il gioco mi propone a livello 1, ed è fattibile e non è neanche poi così hardcore, appunto perché il gioco ti mette in mano una serie di strumenti che ti permettono di farlo. Diablo assolutamente no, Nioh sta nel mezzo, nel senso che dove Diablo ha una grafica, un'impostazione a telecamera isometrica che ti permette di spostarsi sostanzialmente solo su un piano 2D e quindi di conseguenza non hai la possibilità in un ambiente 3D di spostarti e schivare come vorresti. Sì, in Nioh l'impostazione è quella 3D classica dei Dark Souls, laddove hai un mondo 3D aperto e tu ti muovi con libertà assoluta, di conseguenza qualsiasi sia l'output di damage del nemico con la schivata e i frame di invincibilità, tu puoi sempre trovare una finestra in cui schiverai quell'attacco. Quindi a un certo punto arrivi ad una sfida in cui sei tu contro il nemico, tu contro il boss ti one-shotterebbe, però tu non ti fai mai prendere, e di conseguenza c'è questa sfida, che però è veramente, veramente elevata. Il livello richiesto dalle missioni, ogni missione ha un proprio livello richiesto, si impenna in una maniera incredibile. Prima missione livello 3, seconda 54. Più o meno, cioè tu finisci, noi abbiamo finito l'NG senza perdere una quantità eccessiva di amarita che passano le anime del gioco, facendo tutte le secondarie, esatto, cioè comunque le secondarie, qualcosina, io feci anche qualcosina in co-op e siamo arrivati circa al livello poco meno del 100 e già cominciava a richiederci il 110-120. Ah. Ma forse anche di più, Vabbè, poi c'è le crepuscolo, insomma. Le crepuscolo, altro sistema abbastanza intelligente. Per proporre una sfida, sostanzialmente ogni missione principale ha una propria daily associata, che è la stessa missione con differenti nemici. Un'altra precisazione che bisogna fare è che esistono sostanzialmente due tipi di nemici all'interno di Nioh, l'umano e lo yokai, il demone. La daily, che è la twilight, la crepuscola associata alla missione principale, è come se sostituisse tutti gli umani della principale con degli yokai sostanzialmente, sì, e poi diciamo che c'è proprio è al crepuscolo, appunto la missione, esatto, al crepuscolo, cioè cambia, cioè, esatto, tutto cambia sul l'effetto tema rosso, esattamente quasi sempre, insomma, esatto, il livello richiesto per farla praticamente raddoppia, quindi è veramente tosto, cioè è proprio richiesto un livello incredibile, non è richiesto, ecco, non è, però è consigliato, esatto. E il supportare il giocatore hardcore è quello che Team Ninja sta facendo assolutamente, cioè io non ho nessun dubbio su questa cosa, perché
quando inizi già l'NG Plus, noi l'abbiamo finito intorno a livello 180 e le missioni già ti chiedono di essere di livello 300-350, il gap si sta veramente allargando tanto. Io adesso con i DLC, tramite una patch gratuita slegata al DLC ma uscito in contemporanea, hanno aggiunto l'NG Plus Plus, sarebbe la Way of Demon, che è il gioco reistanziato un'altra volta con livelli ancora superiori. Si entra che la prima missione del gioco è a livello 450. Ah, quindi in pratica loro non hanno mandato fuori un gioco con, tra virgolette, infiniti new game? No, no, è quello che io ho sempre detto ad Ale, che secondo me arriveranno a questa struttura, che sarebbe poi la struttura dei varchi di Diablo 3. Cioè, il fatto di io ti genero una sfida continua che mandi avanti te tramite il tuo DPS, sostanzialmente la tua abilità. Ah, ottimo. In questa cosa in Nioh non c'è, nel senso che abbiamo la Way of Samurai, che è l'NG, la Way of the Strong, che è l'NG Plus, e adesso la Way of Demon, che arriva a livelli impensabili. Le crepuscolo che sblocchi nella Way of Demon, ne ho dato un'occhiata, arrivano a livello 600, cioè è una cosa che veramente richiede o un'abilità o una quantità di tempo in farming mostruosa per arrivare a quel livello. O un bilanciamento ve lo fate da soli. Esattamente, il bilanciamento ci pensate voi. Se avete posso voi. Aggiungere una cosa anche, che comunque come Diablo alla fine i pro, tra virgolette, sono riusciti comunque a tirarci fuori delle build, delle cose che rispetto a noi, per esempio, tira magari fuori dei danni comunque altissimi, roba che shottano, sì, magari che è una cosa che non ho specificato. Noi sinceramente non siamo riusciti ancora a capire bene un po' come, magari siamo ancora un po' basso, però effettivamente cioè, quando è uscito comunque questo aggiornamento con Way of the Strong, alte difficoltà, altre robe, cioè alla fine molta gente era di livello talmente alto, comunque fa talmente danno che penso che l'abbia finita in un giorno tranquillamente senza particolari problemi, perché alcuni sono riusciti a tirar fuori appunto le figate come su altri giochi. Sì, sostanzialmente così sempre, così come in Diablo, lo dico sempre, sono ripetitivo, ma è proprio quella cosa lì. C'è un gioco di numeri pazzesco, ogni item che tu hai addosso ha 5-6 bonus, sia l'arma che ogni pezzo dell'armatura. Poi hai addirittura due accessori che puoi metterti addosso e anche questi hanno altri bonus. C'è proprio il gioco del concatenare i bonus. Interessante, ci sono malus? Se ci vengono in mente. Sai che non me ne vengono in mente un anello, ti aumenta l'attacco ma ti diminuisce drasticamente lo spirito, la difesa, che ne so. Non mi viene in mente. Sai che non. Sì, dei malus ci sono, sì, sicuramente. Però adesso così sui piedi non mi viene. È vero, non mi viene nessun tipo di oggetto. Vabbè, poi magari in un secondo momento, sai. Poi magari cerco e la prossima vi puntata vi diremo se ci sono dei malus. Esattamente. sì. Esattamente. E questo concatenare bonus, come diceva Ale, ti porta ad avere proprio dei moltiplicatori al danno incredibile. Ci porta veramente a fare dei numeri di danno altissimi ed è il gioco cui ti porta Nioh sostanzialmente. Non è proprio così facile, nel senso che all'inizio la navigabilità tra i menu non era spettacolare, era proprio base. Vedo che invece adesso ci stanno mettendo veramente il lavoro dietro, tanti modi di organizzare menu e gli oggetti, che inizio dicevo cavoli sarebbe figo se potessi ordinare l'oggetto anche per questa caratteristica, poi sono stati effettivamente aggiunti. Segni del fatto che sono molto attenti a questa componente del gioco, penso che sia il cuore del gioco sostanzialmente, perché ripeto, la trama, senza fare grossi spoiler, chi l'ha giocato lo sa, è veramente basilare, non penso possa colpire nessuno, un pretesto narrativo abbastanza banalotto. Vabbè, ma poi da come hai detto, se non hanno contestualizzato troppo le meccaniche, magari non ci puntavano nemmeno tanto loro, ci sta, è proprio tutt'altro tipo di gioco. Ecco, se uno cerca un Souls più hack and slash arcade, queste cose qua. Esatto, Nioh è molto bello, è molto preciso, è molto divertente, sono tante ore di gioco, soprattutto davvero tante, cioè, se ti piace, per me è stata molto una gallina delle uova, perché l'abbiamo acquistato day one perché eravamo abbastanza presi bene, però sinceramente non mi aspettavo di spenderci così tanto tempo sopra, pensavo di giocarmela un po' e poi di trattarlo come una sottoclasse
di quelli che sono i Dark Souls. Sì, dai, c'è il giochino che esce, le meccaniche simili, no? Il giochino da 70 euro. Esattamente. Invece non è stato così, ha una sua identità che non sta tanto nel comparto narrativo, ma ha una sua identità a livello di gameplay che secondo me è molto, molto importante. Ed è una linea che stanno seguendo molto, appunto, declinando i vari generi, i Souls in altri vari generi, come sta facendo adesso The Surge, in un, in un contesto un po' più, possiamo dire, fantascientifico. Io non l'ho giocato e sinceramente ho guardato un po' due cose, non è che mi stia proprio ispirando moltissimo, però il richiamo anche lì è abbastanza evidente, ecco. Beh, non ultimo annuncio di Bandai Namco di Code Vein, ma anche quello sembra essere un Souls-like, davvero. Dei sviluppatori di God Eater, che era un Monster Hunter-like, adesso fanno il Souls-like. Ecco, mi sembra un po' esagerata questa cosa, cioè solo a me sembra... Che... No, secondo me è abbastanza normale in realtà, perché sì, stanno cavalcando l'onda, perché ora è il genere che va. Però cavolo, esatto. Praticamente di questi giochi che avete detto me ne è venuto in mente un altro che adesso dovrebbe essere uscito, non mi ricordo, Dead Cells, che anche quello forse è anche un po' più Metroidvania, forse quello ha un po' più componente. Esatto, ma ne ho sentito parlare bene in realtà un sacco, perché sì, forse c'ha anche questa componente. Sì, roguelike, Castlevania, Dark Souls, sì, adesso fanno un po' tutti insieme. Fanno il mix. Fa tutto insieme. Sì, no, però se fai un roguelite Dark Souls probabilmente non te lo compra nessuno, cioè proprio... prima morte hai perso tutto, no. esplodi prima di completarlo. Isaac era così, cioè Isaac ha lo stesso livello di apprendimento, cioè la prima volta che lo prendi in mano arrivare da mamma in Isaac, cioè ma io non so quando effettivamente hai ragione. Ma esagerato prima cosa intendevi, Mattia? Esagerato, cioè, perché non ho capito, cioè un attimo, mi sono appena dimenticato di aver detto esagerato. Interessante. Sì, no, quando ho detto che Code Vein era il Soulslike, sviluppatori di God Eater, che prima facevano appunto God Eater, che era un gioco dicevo che era esagerato tutta questa affluenza di Souls like semplicemente. Ah, ok, proprio da un po' coglioni, ecco. Sì. io dico che invece mi interessa e sono anche abbastanza contento, perché cioè ormai veramente con la quantità di informazioni che uno ha prima che esca il gioco è davvero difficile che rimanga tanto fregato. Tranne super casi eccezionali, comunque non parliamo, scherzavo. Non volevo parlare. Ma ovviamente la saturazione può arrivare, magari ci arriverà, però per adesso non credo che sia ancora il momento, ecco. Cioè per adesso ci stanno provando un po', si stanno buttando, anche perché io sono tante saturo, possibilità non ne hanno. No, infatti. Sono sviluppatori comunque giapponesi, ecco, che hanno i loro problemi. Esatto, quello di cui invece sono saturo è, per quanto io, Ale lo sa, ami alla follia, sono abbastanza saturo invece della formula classica dei Souls di From Software. Io ho svariate ore nella trilogia di Dark Souls. Sono abbastanza stanco di quella formula lì. Bloodborne l'avete fatto, sì. 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 Okay. Mi è, anche Bloodborne mi è piaciuto molto, al di là poi delle meccaniche del gameplay in sé, mi è piaciuto molto perché finalmente... Spero che non abbiano sentito le moto. Ah, beh, è stata qualcosina, ma... Mannaggia me, vabbè, dicevi. No, dicevo semplicemente che sono contento che abbiano sfornato Bloodborne, per quanto tecnicamente sia fallaccio, comunque fa vedere che sono in grado di tirare fuori... No, Bloodborne è stato un grande gioco, secondo me. Sì, anche personalmente è il mio preferito tra tutti quelli che sono in giro. Perché l'atmosfera, cioè, è paragonare diciamo al primo Dark Souls, perché comunque sono due console diverse, due anche proprio. È proprio per quello, perché però è proprio bello, proprio bella l'atmosfera. Poi per carità, sì, assolutamente. C'ha i suoi difetti come tutti. Ma sì, vabbè, quello chiaro. Ha un po' limitatezza, ci sono delle cose di design che manco non so perché le hanno fatte, dato che venivano dalla meccanica delle Estus di Dark Souls, che bene o male le avevi sempre. Se ti sedevi da sì, ma le fiale le sono fiale stato un errore. È proprio voglio che farmi. No, esatto. Non è il gioco giusto per farlo, secondo me. È il gioco per i ricchi, cioè, perché poi a un certo punto diventi ricco
e non hai più il problema delle fiale, scompare completamente. No, infatti, però vabbè, quello almeno in New Game Plus, perché quando poi non aumentano più di prezzo, credo che non aumentino più di prezzo le fiale a un certo punto. Ma no, arrivano, per esempio, quando è che arrivano? Sì, a un certo punto non aumentano più. A 700 mi pare qualcosa. Che aumentino ogni stemma che tu porti, se non sbaglio. Possibile. Una volta che hai portato tutti gli stemmi non scattano più. In ogni caso. Beh, a un certo punto con i Chalice Dungeon, a un certo punto tiri su una quantità di anime assurde. Esatto. Ti riempi tutto, prendi 600 fiale, al massimo mi pare 600. Basta, cioè sei a posto. Sì, è vero, perché all'inizio era solo 99 in cassa e 99 per te, poi l'hanno aumentato a 600 dopo una patch. Sì, è vero. No, comunque, se ci pensate bene, a un certo punto io mi sono reso conto di questo, che molti idolatrano addirittura la follia il Dark Souls 1, no? Perché praticamente è arrivato Eric? Potrei essere io, dipende dal motivo. Arrivato, sto criticando chi lo idolatra, però mi sembra quasi esagerato non pensare poi a Bloodborne quando fanno questo. Quando tu arrivi al santuario, il centrale, no? Vai dove caspita vuoi, no? Praticamente sì. Perché a livello fisico, secondo me la vera differenza tra Dark Souls e Bloodborne è in questo. Poi anche parere personale, vince in realtà Dark Souls, è che è vero che una volta arrivato alla cappella di Oedon in Bloodborne puoi muoverti più o meno dove vuoi, e c'è un percorso prediletto come in Dark Souls. Una volta arrivato a Firing Shine devi salire su per i borgoni non morti, devi, è consigliato. Il problema però vuoi non morire di qua, esatto. Esattamente, il problema secondo me è che quando giochi a Bloodborne e affronti certe aree, in blind run questo nella prima run non te ne accorgi perché non lo sai, ma se fai un ragionamento a posteriori ti accorgi che molte di quelle aree che tu puoi anche subito andare a visitare da subito, in realtà non sono obbligatorie all'interno del gioco. No, certo, quindi, certo, ma... E se tu tracci la fila, la linea che congiunge le aree obbligatorie, è veramente molto lineare. Proprio è quella roba lì, non ci sono tante interconnessioni tra le aree importanti del gioco, cioè quella che collega il villaggio di Yharghul con Parl e la parte bassa di Old Yharnam. Quello, ecco, è l'unico passaggio che mi viene in mente che veramente collega due aree alla Dark Souls 1. Non c'è però questo salto, è stato eliminato volontariamente, perché poi Miyazaki l'ha detto anche in varie interviste, ha espresso il desiderio di mettere il giocatore su un binario un po' più definito e di sviluppare il level design all'interno di aree molto più ristrette, e questo lo fa benissimo in Bloodborne. Ci sono le aree come Old Yharnam che affrontate la prima volta ti spiazzano veramente, sono veramente molto contorte, sembrano grandissime la prima volta che le affronti. Però, essendo poi il filone generale delle aree obbligatorie lineare, quando lo rigiochi non c'è scelta reale del percorso da prendere. So come se mi sono spiegato. Mentre in Dark Souls la scelta nel percorso, anche a livello di storyline, c'è. È molto più libero. Se lo mettiamo come arrivare... punto di vista, sì, perché Bloodborne alla fine ha un percorso per arrivare al boss finale e il resto è contorno. Quello sì. Esatto, esattamente. No, io parlavo proprio del feeling solo dal punto di vista del gameplay, di arrivare a una certa area e dire mo che faccio, perché ho 20 cose da fare. Quello, il senso è simile. Però su questo sono d'accordo, ecco, sono d'accordo in blind run, d'accordissimo, cioè la prima run quando non ti rendi conto proprio del fatto che tante aree poi di fatto non sono obbligatorie. Quante robe mi sono dimenticato. Vabbè. Cioè anch'io ho perso tantissime cose in Bloodborne, tantissime. È così contorto veramente che si perdono le cose in pochissimo. Che poi per me appunto il punto, secondo me questo è proprio, cioè l'esplorazione, il punto proprio forte, cioè per quanto mi riguarda, della serie, che già tipo al finale se abbiamo parlato di Nioh, che manca totalmente questo, cioè appunto secondo me è proprio... punto importante a favore che ha rispetto ad altri, perché cioè, comunque il gusto anche proprio di esplorare c'è, cioè tu scopri le cose effettivamente, cioè giri, trovi una porta che prima non avevi visto, una scaletta, una roba, trovi l'oggetto oppure trovi un nemico che non hai visto prima, cioè è veramente bello. Invece in giochi come Nioh, che per quanto condividano tanti aspetti, non
non esiste, non esiste proprio. Sì, esatto. Vai avanti, punto. Cioè, un lungo corridoio fino al boss e basta. E questo secondo me è quello che stucca tanto. Io in realtà ho ancora voglia di giocare. Ale, per esempio, è molto più stuccato di me, ma io non vedo lontano il momento in cui mi stuccherò anch'io, sono sincero. Sì. È il fatto che quando viene reistanziato il gioco più difficile, a parte la disposizione di qualche nemico, le missioni sono quelle identiche. Sì, sì. Insomma, ripetere anche in Dark Souls il mondo è sempre quello, cioè, però ti dà un pochino più di libertà e hai sempre quella cosa di adesso mi gioco l'area con consapevolezza e magari trovo qualcosa che prima non avevo trovato. In Nioh questa cosa viene un po' a mancare, perché le mappe, alcune sono veramente belle ma non sono difficili, sono belle, costruite bene ma non sono contorte difficili. Io per esempio mi ricordo la prima volta che sono entrato nei boschi prima di Bergenwerf, di Bloodborne. Mm-hmm. Lì veramente vieni spiazzato dalla grandezza di un'area e ti dicono ok, adesso gioca ed esplora, ed è una manna dal cielo a chi piace esplorare. Veramente ti perdi all'interno del bosco in maniera più completa. È veramente complesso avanzare, ma soprattutto creare una mappa del gioco. Mentre ne ho questa cosa assolutamente non ho avuto una sensazione simile. Sì. Quindi io questa cosa assolutamente non esiste. Io avanzo, creo DPS e concateno combo. Fatto molto bene, molto, molto divertente in questo davvero, però esatto, pecca questo lato esplorativo barra narrativo, perché poi nei Souls c'è anche la componente del esploro bene perché voglio trovare l'oggetto, perché c'è una descrizione importante, voglio leggerla e capire. Sì, quella lì è legato alla conoscenza della storia alla fine del mondo di gioco. Poi uno se ne può anche sbattere se non vuole. Sì, fa parte dell'esperienza se uno vuole. In Nioh te ne sbatte basta. Soprattutto. Però mi ricordavo una cosa di Nioh. Ma se adesso mi è sfuggita di colpo la domanda. Ah no, se uno fa una run dall'inizio alla fine, no? Voi state parlando di questo fatto che vi stuccano le aree da rivedere per l'esplorazione dopo averlo rigiocato o durante la prima run? No, dopo averlo rigiocato, perché a parte le missioni secondarie che sono istanziate nelle stesse mappe delle missioni primarie, anche in altre macro mappe ti danno mappe magari vecchie del primo clip. Esatto, sostanzialmente Nioh e ha una struttura molto gerarchica, che sono delle macro mappe che sono delle regioni del Giappone. Mm-hmm. Finita il percorso di missioni primarie, hai la possibilità di sbloccare un'altra macro mappa in cui trovare altre missioni primarie e altre secondarie. Mm-hmm. E manca anche ogni luogo, proprio vedi dall'alto la mappa cartacea e c'è segnato sopra il bollino della missione. Ecco, un'altra cosa che proprio fa vedere quanto loro in realtà non si siano proprio curati dell'aspetto come posso dire, del dettaglio di queste cose qui, è che in tre mappe dopo, quindi dall'altra parte del Giappone, hai una missione secondaria che è segnata in una certa posizione e poi in realtà è la mappa che tu avevi affrontato dall'altra parte del Giappone, che non c'entra assolutamente niente con il luogo in cui tu dovresti essere adesso, così, capito? Per poi per farti vedere che appunto in realtà una fetch quest, dicono ok, c'è l'arma, c'è il pretesto che è il pirla di turno ha perso la sua spada e devi andare a riprenderla, cioè questa cosa è reale, ci saranno tipo sette missioni così una in fila all'altra ed è semplicemente l'espediente per farti giocare, cioè è secondo me è un varco di Diablo 3, è il varco di Diablo 3, è un riempitivo semplice che ti fa giocare, perché quello è. Okay, Non me la sento neanche di listarlo come grosso difetto in realtà, perché a me non vanno tanto giù proprio personalmente, però dipende. Sì. Se alla prima run queste cose funzionano, in teoria funziona il gioco, però ovviamente con me ha funzionato molto, io mi sono divertito, perché il punto cruciale proprio del gioco è giocarlo nel senso puro del termine, cioè fare combat system, perché tramite combat system crei il tuo nuovo equipaggiamento, fai numeri più alti, livelli, prendi spiriti guardiani migliori, meni tutti, poi ci sono delle missioni create apposta proprio di difficoltà artificiale elevata, cioè a un certo punto ti dicono hai affrontato un boss, era difficile questo boss, ecco adesso ti facciamo una missione in cui c'è questo boss e un altro boss in contemporanea, cioè, che a livello di storia non ha senso, esatto. Che tu entri dentro e ce ne sono due,
ed è molto, ovviamente sono missioni molto, molto difficili, sono fatte apposta per quel giocatore hardcore che vuole la sfida alta. Ci sono delle missioni del dojo, che è dove ti alleni e acquisisci punti, in cui ci sono vari maestri che ti insegnano le cose, e alla fine ti dicono: ok, questa è la missione finale del dojo, e adesso tu ti sfidi tutti i maestri, che sono 7, uno dopo l'altro. C'è una boss fight che incredibile, uno dopo l'altro. Cioè, è incredibile, è incredibile. Ed è una difficoltà elevatissima. Okay. E secondo me questo è il cuore del gioco, ecco. Poi ci siamo già dilungati tantissimo, abbiamo anche parlato di altro. Non voglio rubare troppo tempo, ecco. Voglio che sia chiaro, esatto. Voglio che sia chiaro che, per quanto io abbia sottolineato i difetti, il tuo consiglio, lo consiglio davvero tanto, sì, assolutamente. Giocatelo e guardate un po' come si differenzia dal classico Souls. Bene, bene, passiamo adesso all'altro argomento. Vai Mattia, parlaci un po' di Switch. Ah, è un argomento un po' delicato negli ultimi mesi. Delicato? Aspetta, mi collego subitissimo. La Switch lanciata da 300 piedi, quindi tanto delicata non è. Sì, insomma, è vero, l'ho visto anche io quel video, mi ha fatto molto male al cuore, perché vedere dei piccoli esserini tecnologici maltrattati è veramente un colpo al cuore. Sì. Comunque, vediamo, io ho Switch da più o meno quasi tre mesi, sì, perché è uscita tipo il 3 marzo, io l'ho comprata una settimana dopo. E sono rimasto senza Zelda per ben un mese, perché non la trovavo da nessuna parte. Questo è un po' incredibile. Quindi non avevi prenotato niente? No, praticamente non avevo intenzione di prenderla. Ho trovato un'occasione, però ci ho pensato dopo. Ah, occasione? Cioè si può dire, nel senso... Sì, invece di pagarla tutta sull'unghia, me la sono pagata a rate, essendo uno squattrinatone. Non mi è tanto scomodo. Solo che purtroppo nei negozi, ovunque, per un mese, non c'è stato Zelda. Racconto magari... Ma neanche su Amazon? No, racconto magari anche una chicca poi dopo, giusto per ridere sulla mia avventura di Amazon. Ma adesso, vediamo, le impressioni fino adesso di Switch non sono brutte. Direi che non sono brutte per me. Io ero molto battagliero, te lo dico. Io ero tra quelli che stavano nelle file, gli dicevano... che Switch sarebbe andato al macero come Wii U. E invece mi ha sorpreso. Io ero vicino a lui. Ecco, due... Eravamo molto lì, ci ha molto sorpreso. Io non ho mai preso una console al day one. Questo può far capire già alcune cose. Ormai sei bollato Nintendaro. Adesso lo scriviamo nella descrizione del podcast e via. Infatti. Facciamo subito del buon fazionismo, ti mettiamo nell'angolo. Comprate Switch. No. Non lo farei mai, sono molto, molto oggettivo. Salutiamo tutti gli amici Nintendari che ci seguono. Esatto. Sì, sì. E che uccideranno tutti. Ma ti sei già mangiato una fetta di pubblico. È finito. Esatto. Ovviamente è tutto ironico. Sì, poi possiedo Wii U e 3DS, ma è un altro discorso. Vabbè, esatto. Andiamo avanti. Comunque, che dire, sta macchinetta qua funziona. Per adesso funziona, hanno tirato fuori anche news anche abbastanza preoccupanti sui vari Joy-Con che non funzionano, la console che si piega perché è troppo calda. Io adesso, dopo 3 mesi di gioco più o meno intenso, è vivissima. Ma aspetta, la console non si piegava se la mettevi in tasca dietro? Ma quello stiamo confondendo alcune cose. Si sedevi sopra, era lì con i detrattori come noi. Dopo i detrattori, guarda che se prendi Switch, te la metti in tasca e ti siedi sopra Switch, si rompe. Con potenza, però, cioè saltando sulla sedia. Che schifo, incredibile. PS4 non lo fa questo, è fatto apposta che non puoi metterla nella tasca. PS4. No, io veramente me la sono messa in tasca, ma non si piega. Basta, cazzate. Incredibile. Allora, io volevo parlare prima di tutto il feeling, no? Come sta la console in mano? Sta bene, cioè io quando l'ho aperta ho detto: ma è così piccola? Era, cioè voi non lo vedete, magari l'avete mai visto? 6 pollici, no? Lo schermo 6 e 2, sì, mi pare di sì. Quindi più o meno è grosso come un tablet da 7, cioè bene o male, perché c'è la cornice abbastanza larga. Sì, la cornice forse è quasi come un phablet, quei ibridi telefoni tablet che io dico, non so come fate a metterli in tasca. Sì, dico, io ho un Nexus 7, quindi più o meno la grandezza del Nexus 7 ha meno cornice, quindi cioè ad occhio, poi magari... Ed è un 5.5? 7.
No, 7 pollici, il Nexus 7, un tablet. Ah, tablet, non so perché ho confuso col telefono. Sì, no, bene. No, comunque sta abbastanza in mano, la etichettano ovviamente come console da casa e console portatile. È portatile se c'è una borsa, ovviamente, però diciamo che l'ho portata solo un paio di volte in giro, guarda caso tutte e due le volte in università, perché io studio all'università. E... bravo, è bravo. No, guarda come si fa pubblicità, bastardo. Esatto. E che dire, l'hardware è abbastanza buono, dai, alla fine. Cioè, io non mi sono trovato male con Zelda. Io ho giocato, giusto per far intendere, Zelda fino alla morte. Cioè, è stato un bel gioco. Spoiler, ce l'ho detto che è un bel gioco, basta, ragazzi, andiamo a casa. Io non posso parlare, non è possibile. E poi One to Switch, che sì, l'ho preso One to Switch e ne ho un po' da dire anche su quello. Squattrinato, poi compro Squattrinato e poi compro One to squattrinato, Switch. Squattrinato perché quando ho preso la console a rate ci ho messo anche dentro questo a rate, quindi... Cioè, tra tutte quelle che potevi scegliere, One to Switch perché a rate. Perché era l'unico per Switch, io potevo mettere solo quello. Mannaggia. Quindi non hai scelto, ci spacci le tue scelte, ma poi in realtà... Sì, nel senso, ho scelto di prendere la console, poi vabbè. Va bene. One to Switch è Mario Kart 8 Deluxe, che l'ho giocato solo poco, un po' online con degli amici, ma basta. Anche dell'online devo parlare, che guarda caso... E poi parliamo anche dell'app vocale. Della? Dell'app vocale. No, io invece una sola domanda, giusto. Cioè alla fine sti Joy-Con, cioè son piccini. Son piccini, sì. Allora, se giocati il controller, che ha la forma molto quadrata, no? Ti ci abitui dopo un po'. Sì. Il controller quello lì proprio dove infili i Joy-Con, che cazzo? Il doggo. I dog, sì, dicono che sia un cane, vabbè. È palesemente un doggo. È un cane. Allora, se guardate il controller dove viene inserito in questa specie di pad, dove i Joy-Con vengono inseriti in questa specie di pad, sembra un cane con un occhio monco, perché gli è caduto. Vabbè, è un po' strabico, può succedere. Ma non è strabico, c'ha avuto dei problemi, dai. Comunque... dicevo, singolarmente i Joy-Con sono un po' piccoli. Per adesso, per i giochi con cui ci ho giocato, quindi sono solamente One to Switch e Mario Kart 8 con degli amici, sono effettivamente un po' piccoli. Però non sono neanche troppo. Io poi ho le mani abbastanza. Non sono grosse, sono standard. Per chi ha le mani grosse, le mani standard. Ho le mani standard, segnatelo. Sappiatelo pubblico, che lui con le mani standard si è trovato abbastanza bene. Crea cose. E, io mi sono trovato bene, un mio amico che ha notoriamente le mani gigantesche ha detto ma non riesco tanto bene, e ci credo. Purtroppo quello è un difetto. E invece attaccati alla console hanno un bel feeling. E sì, anche... ma sono vai avanti poi interrompo dopo. Ecco, ricordati la domanda che magari te la dimentichi. Certo. Tu hai delle diverse modalità, come ti hanno presentato, per giocarci, sia attaccato al pad, sia attaccato allo schermo, che presi singolarmente anche, cioè. Certo. Tu ce l'hai uno in una mano, uno nell'altra, sì, tipo Wiimote e Chuck. Esatto, però senza il motion, senza tutte queste cose qua. E io devo dire che quello mi ha spaventato all'inizio, perché ho detto, cavolo, sono lucidi, cioè sono lisci, ti scivolano un sacco dalle mani, no? Ho dovuto invece ricredermi, perché hanno una bella presa, cioè... Ah. Devi avere tu una bella presa, però vai a casa di Matt e trovi tipo i Joy-Con che hanno le prese delle mani schiacciato. Esatto, hanno le prese dietro. Comunque, da quel punto di vista, il feeling per me è abbastanza promosso. Poi il fatto che molti si siano lamentati anche che scaldi un sacco, e anche io, cioè sia nella dock, cioè quando nella dock, però dovrebbe interessare relativamente, nel senso che sì, è come dire PS4 scalda. Sì, scalda, ma. Ma PS4 è diverso perché non lo senti se la tocchi. Cioè, a meno che non giochi tipo 4 ore di fila. Vabbè, giustamente. Se invece poi a un certo punto lo stacchi, se lo prendi in mano e scotta, certo. Effettivamente. Perché alla fine la console è proprio il tablet, alla fine, cioè è tutto qua dentro. Sì. Lì scalda un sacco, vabbè. Lo prendi in mano, poi ti scotti, la lanci via dal balcone e boh, è finita. 300 euro andati. Però. E via così. Quindi punto di vista avevi una domanda, Eric? Sì, avevo una domanda ed è
proprio su, sui pad, quindi magari si inserisce giusto qua che poi dopo si perde il filo. Sì, infatti. E, cosa fate di giocare con i due Joy-Con scollegati o comunque di giocare con dei pad così piccini? La cosa che più mi preoccupa in realtà è la precisione nei comandi. Mm-hmm. Perché l'idea di avere una cosa così piccolina mi dà anche l'idea, insomma, che era un po' la sensazione che mi dava anche Wii con i Wiimote. Di avere un po' una precisione del Minga, per capirci, cioè il gioco è quello lì, sì, ci giochi un po' da casual, no, però non hai bisogno della precisione perché il pad non te lo dà. E uno tra virgolette come me, sembra che sto facendo elitarismo, ma non è così, cioè nel senso che magari ha giocato tanto tempo, come diciamo prima, i Dark Souls, ed è abituato a fare le cose con un certo tempismo, con una certa precisione. Spendi 70 euro ti compri il pad pro. Il pad pro, che però me lo devo anche portare in giro, perché comunque dopo, esatto, quando esco devo giocare comunque con i Joy-Con, quindi ti chiedevo appunto se la loro piccolezza inficiasse anche un pochino sulla precisione nei comandi, ecco. Ma allora, se presi singolarmente, quindi staccati sia dalla console che dal... In generale, cioè, mentre ci giochi nelle varie modalità, a un certo punto giochi e ti dici faccio fatica a fare questa cosa perché il joystick è un po' piccolino. Allora, finora non l'ho mai notato questa cosa. Molto okay. Probabilmente per le poche prove che ho fatto con i Joy-Con singoli, quindi uno in una mano e una dell'altra, ogni tanto una piccola imprecisione c'era, più che altro perché avendoceli, non so se avete presente, ce l'avete in mano, no? Sì. E tipo quello destro lo tieni in una certa posizione con l'indice piazzato sugli analogici, no? Che cosa sto dicendo? Sui grilletti dietro. Sì, ok, ci siamo capiti. E il pollice fa un po' fatica perché fa una curvatura bella, bella tosta per arrivare all'analogico destro, che è un po' più in basso. Capito. Quindi quello è un po' più un casino. Per il sì, perché sono asimmetrici, giustamente. Perché... Esatto. È un po' come Xbox alla fine, che è asimmetrico, sì. L'analogico. Però sì. Presi singolarmente, quindi non giocati né attaccati alla console, né attaccati al cane, qua, chiamiamo. Sono un pochetto più imprecisi, però... Tra l'altro trovo strano questa scelta di averli fatti asimmetrici. Dici? In questo caso dei doppi, perché comunque sul pad pro della Wii U li avevano messi tutti e due sopra. E io ci ho giocato abbastanza e sinceramente era abbastanza comodo così. Strano che qua, che comunque ne devi staccare due, e sarebbero stati comodi. Strano soprattutto modo, perché poi posizionati allo stesso giocare... modo, ecco. Sì, esatto, si può giocare, per esempio anche Mario Kart 8, questo ormai è pacifico per tutti, che si possa giocare in multiplayer, uno con un Joy-Con, uno con l'altro. Sì. Quindi averli diversi, cioè poi immagino non sia un grosso problema, però mi immagino quello che c'ha, l'analogico in mezzo, che devi, non so, un po' lo strano. È come problema, perché c'hai questa asimmetria proprio fisica, e, sì. Ma anche dal punto di vista del gioco. Perché magari uno è svantaggiato ad avere dico, quello che c'ha il joystick in mezzo, c'è. Esatto, quello è un po' più uno svantaggio, perché è notoriamente più scomodo. Direi. Allunghi leggermente di più il pollice, ma hai bisogno di un attimo per abituarti, ecco, questo è quello che ho provato io. Sì, sì. Non è negato, sostanzialmente. Bisogna vedere quanti giochi supporteranno sta cosa, perché alla fine, beh, dato che Mario è un Kart, po' il loro cavallo di battaglia, spero tanti. Però i tassi sono pochi, cioè tante cose. È quello, esatto, quello bravo. Quello sì, devi perché trovare. Oltre a fare Mario Kart e Sniper Clips, c'è già uno Smash Bros. Sinceramente, forse sì, in teoria. Forse sì. Smash però Bros. Mica non aveva. Smash Bros. Ti spacchi le mani, probabilmente. Sì, esatto, poi spacchi il Joy-Con. Sì. E però vedi, già l'idea, per esempio, di uno Splatoon 2, che lo presentano, no? Con tutti in pompa magna, che sembra un evento eSports di League of Legends o Dota 2, e poi mi presenti, ovviamente se mai accadrà una cosa del genere verrà giocato col pad pro, ne sono sicuro al 100%, però poi allo stesso tempo mi presenti anche i Joy-Conini, che uno ci gioca con il cosino in mano e gioca un po' come viene perché è un po' stortino, poi le due cose mi sembra cozzi, no? Non so. Ma vabbè, ma lì è la linea comunque Nintendo, cioè bene o male la possibilità, l'approccio a tutti, sì, cioè lì, lo lì stesso è un grosso arms, rischio stesso, da parte loro. Cioè, quello sì, però... Però vabbè, sembra stia ripagando in realtà, vediamo. Per adesso non si sa, perché vabbè, l'unico gioco che io ho provato con questa modalità, appunto Mario Kart 8,
Non so se ce ne sono altri. Vabbè, One to Switch, ma comunque sono dei giochi più casual. Snipper Clips, quindi sono abbastanza sicuro. Snipper Clips ho provato la demo e non credo di averlo giocato con qualcuno, quindi non so dire, purtroppo. Mi è sembrato piuttosto noiosetto, non lo so, mi è sembrato... Io ho sentito, l'ho visto in live per un po', parere di un'amica che mi ha detto, mi ha dato le tue stesse impressioni, ha detto boh, parlano bene della coop, cioè è molto divertente, però comunque però io ho visto anche vario, la coop, dicono, ma... perché boh, i puzzle sono ben difficili a quanto pare, quindi non... ma sono quei giochi un po' così, dai, cioè comunque alla fine non se ne può uscire tanto, secondo me, cioè, sono sì, esatto, qua è la stessa cosa che ti dicendo io, sì, il giocatore un po' il gioco complesso, ecco, beh, ma non è neanche l'obiettivo di Snipper Clips, probabilmente, no, ma sono tanto gusti personali, sono digitali, no, Snipper Clips, sì, no? Sì. Cioè non è per dire che so Bomberman che ti esce anche su, cioè, ah, sì, forse sì, anche Bomberman ha questo tipo di gameplay, sì, vabbè, hai due comandi, sì, su Bomberman, sì, quindi ci può stare, non è neanche così tanto frenetico, infatti, quindi basta che muovi il Bomber, il Bomber. Comunque, dal punto di vista della batteria, invece c'è un po' una... insomma, non è delle migliori, eh. Avevo letto sui 4000 e qualcosa milliampere ora. 4300... Con Zelda, 50. Quindi quanto fa quello che avevano dichiarato Nintendo? Hai provato? Fa quello che hanno dichiarato Nintendo, sì. Perché io ho le due ore e mezza di Zelda me le sono fatte al 100%. E invece il patch di Zelda come sono andate? Cioè l'hanno migliorato? Patch di Zelda, I problemi che avevano su schermo, della TV, robe varie, frame rate, è stato sistemato. Guarda, probabilmente l'hanno fatto nel primo mese da quando ho sentito. Cioè, sì, a fine marzo forse. Ah, è vero, tu l'hai preso un mese dopo. Fixes, si chiamano, sì. Le cose più importanti da fare le avevamo fatte nel primo mese, sì, io l'ho preso tipo il 10 aprile. E ecco, praticamente però io non ho giocato... conosco. Il tuo rapporto con Zelda qual è? Ah, il mio rapporto con Zelda è interessante in realtà. Vabbè che è molto relativo, è molto relativo come discussione questo, perché questo gioco alla fine ogni Zelda è a sé stante, no? Ha una linea di fondo, sì, ha dei riferimenti a se stesso, però... è vero, ma quello che intendeva Ale, poi ti lascio andare avanti a parlare, ho capito, c'è una tendenza generale all'adorazione. Questo non vuol dire che noi siamo dall'altra parte della barricata e diciamo che schifo, invece Zelda fa schifo, no, non infatti, vogliamo dire questo, vogliamo semplicemente dire che generalmente quando senti parlare cioè, c'è sempre questa adorazione che forse va un po' troppo oltre, no, in realtà insopportabile, però la sfilza di Dio è arrivato, ma volevo sapere più che altro, cioè, com'è il tuo rapporto, nel senso, se anni fa, cioè, conoscevi già Zelda, ci hai giocato, aspettavi questo con tanta, cioè comunque sei un giocatore che ha seguito, insomma, allora, i vari percorsi di Zelda, in realtà neanche troppo. Il mio rapporto con Zelda è stato questo, lo conosco ovviamente da un sacco di tempo, l'ho scoperto con A Link to the Past rifatto per GBA, che gioco, e l'ho mangiato tantissimo, solo che poi dopo non mi sono avvicinato agli altri titoli, perché... Capito. Ho giocato un po' a Twilight Princess, non l'ho mai finito perché mi era stato prestato e poi è stato reclamato da chi me l'aveva prestato, allora mai più rivisto. Bastardi! Addio, arrivederci per la Wii, mannaggia, era pure bello. E di altri titoli credo di aver quasi ultimato, quasi, perché sì, non l'ho finito, Ocarina of Time. E basta. Che io ho giocato invece mentre... ne manca uno, ne manca uno. Sì, ne manca uno recentemente, ma vabbè, il primissimo Zelda che mi sta facendo bestemmiare. Ma vabbè, quindi praticamente questo sarebbe il mio quarto Zelda, Breath of the Wild. Sì, sì. Dico. Ah, ero solo curioso così, ecco. E anche io ero strascettico sul fatto che, cavolo, cioè ben venga che gli diano così tanti voti positivi, però non è un po' esagerata come cosa, perché ho sentito anche pareri discordanti. E alla fine, finché non lo provi, non lo puoi sapere, come tutte le cose, no? No, infatti. No, su questo io sono pienamente d'accordo. Non voglio dire che i voti dati a Zelda in generale non siano meritati. Poi non l'ho neanche giocato, quindi non posso permettermi di dire una cosa del genere. Dico semplicemente che sentirne parlare così bene, così a lungo, alla fine stucca. Cioè, nel senso, non è tanto fatto magari di invidia, è dire... Però, no, prego, però di te, basta parlare però, di Zelda, ci avrà prego, anche parliamo di qualcos'altro. Sì, infatti, noi non ne stiamo parlando. Dici, avrà anche dei difetti, che cavolo. Sì, allora,
io dico sempre la mia esperienza, poi ovviamente invito sempre a chi non l'ha fatto se ce n'è la possibilità di farlo, perché anche per Wii U magari, anche se per Wii U è stato meno ottimizzato, ma questo per Switch è un porting, vabbè, un altro discorso, lasciamolo da parte. Quando lo provi poi, almeno per quanto mi riguarda, ti accorgi che ha dei difetti, ma come capisci anche la sfilza di voti positivi più che positivi, anzi, che ha ricevuto, perché tutto il resto sovrasta questi difetti in maniera abominevole, cioè sono talmente piccoli alla fine che non li consideri nell'insieme. È per questo che è una bellissima esperienza, ha anche tante tante perle di design che sono... Sempre game design parlo, non design di interni. Sono contento assolutamente. Io, meno al primo punto, penso anche Ale, sicuramente recupereremo appena possibile. Questo è in dubbio. È un gioco che ti appassiona. L'unica cosa che volevo dire è che ti appassiona veramente. È solo che a volte uno dei difetti, se così possiamo dire, è il fatto che non riesci, almeno per quanto mi riguarda sempre, non riesci ad andare avanti con una determinata missione. Cosa vuol dire questo? Io dico, vado là, devo andare per forza là a fare una cosa. Ma guarda questo passaggio qua, questo sentiero, chissà dove porta. 5 minuti dopo apro la mappa e sono tutta da tutta un'altra parte. Ma porca miseria. Cioè, ti cattura. Sempre qualcosa da fare, ti trovi un assolutamente. Po'. Assolutamente. Seppur tra i difetti appunto ci sono un po' di ripetizioni, un po' ripetitivo sotto alcuni punti di vista, però ogni gioco alla fine lo è. Infatti, cioè praticamente, a meno che vabbè, Ubisoft diciamo ogni open world. Così, però, sì, beh, ma è normale, quello non si può, cioè è impossibile. Però a differenza di altri, secondo me, anche avendo citato Ubisoft, mi viene proprio Far Cry 3 che l'ho giocato un paio di anni fa solo. Non è così tanto ripetitivo questo open world, cioè Zelda, la formula che ha messo Zelda in questo suo open world dovrebbe insegnare tanto, secondo me. Non posso nemmeno fare il paragone con Horizon, però, perché non l'ho giocato. Però ci abbiamo giocato noi, lo abbiamo amato alla follia e sembra ripetersi lo schieramento. Ah no, io ho giocato Zelda, infatti erano i due giochi da che alcuni hanno sbagliato totalmente a giocare insieme, perché veramente non ha senso, cioè ti distruggi sia l'uno che l'altro, secondo me. Io invito sempre i giocatori che dicono fazione Zelda o fazione Horizon. La vita è breve, giocate quel che vi piace, non rompete le esatto. Comunque, ma soprattutto giocateli entrambi, perché meritano entrambi. Sì, uno esatto, più, uno non schieratevi a priori, che magari esatto, proprio dici un Nintendaro appunto direbbe, ma Horizon fa schifo, non lo gioco nemmeno, perché poi magari universo parallelo lo gioca, lo ama. Capito? Cioè, sì, assolutamente. E comunque, tra tutto... tra l'altro stavo per dire una cosa sulla batteria, no? L'ho tenuto accesa apposta, già da prima che stava parlando Eric ancora, una mezz'oretta che ha schermo acceso la Switch adesso, ed era al 100%. Dicevo prima, la batteria non è delle migliori, perché adesso, dopo una mezz'ora di schermo acceso, senza fare nulla, è nella home, è al 71% adesso. Minchia. Cioè ha perso quasi 30%, però... luminosità. Aspetta, che forse la luminosità è massima, ok. Ha il collegamento wifi, ma tanto non ha troppi pacchetti di dati in questo momento. Però 30% proprio per fare nulla, insomma. È 1% al minuto, scusami, ma è veramente, cioè vuol dire che ti rimane accesa un'ora e 40 minuti. Sì, per farla rimanere un pochetto più accesa credo che tu debba metterla in modalità aereo e diminuire la luminosità. Difatti i calcoli di Zelda per la durata della batteria, non nella dock, quindi in versione portatile, erano con luminosità media senza connessione internet. Ah, ecco. Quindi e qui c'è un pochino lo sgamatino, insomma, cioè se tu te lo giochi con tutto attivo... Sì, non hai bisogno dell'internet, ovviamente, però se lo vuoi giocare in giro... Ho sentito, non ho giocato personalmente in giro all'aria aperta, però la luminosità lascia a desiderare anche lì, è un po' scuretta. Ma secondo voi tanta gente la giocherà in giro? Cioè tu, Mattia, la giocherai in giro? Io per come sono fatto no, ma non so, io le console portatili le gioco in casa, quindi... ma pure io, a parte il treno, sì.
esatto, ma neanche secondo me la combinazione presa di corrente letto, secondo me va più che cioè anche così va, cioè. Quello sì, è una portabilità casalinga sostanzialmente. Diciamo, casalinga, se vuoi, se vuoi trovargli proprio un pregio, ti limita le ore di gioco, che magari tu continui all'infinito, no, c'è la batteria e allora ti limita per quel caso. È bomb. Per il resto, se sì, vuoi portarlo in giro, che magari ci vuoi fare una serata con gli amici, devi stare attento, sì. E anche il fatto che sia caricabile da sotto, cioè da dove l'appoggi, è un po' quello cioè, è vero, proprio sfuggito, sì. Potevano avviarlo con qualcosa di rialzato in cui puoi collegare il cavo, non ci voleva molto. Banalmente però, metterlo sopra, cioè mettere la presa sopra. No, perché altrimenti dovresti farlo al contrario sulla dock. Non ha nemmeno la rotazione automatica, quindi, cioè non ha nemmeno la rotazione, credo. Il giroscopio non ce l'ha, mi pare. Vabbè, sempre fase di progettazione si para sostanzialmente. A un certo punto dici dove mettere la presa corrente e dici la costruiamola sulla parte alta, poi vabbè lo infilerai dentro la dock, al contrario, ma lì chi se ne frega, tanto poi viene proiettato sullo schermo. Hai anche ragione, ci pensiamo a girarlo, insomma. In quel caso sì, o semplicemente fare un accessorio extra un po' piccolo che permettesse di alzarla un pochetto di più e quindi di inserire una presa in modo in modo buono, ecco. Anche solo modificare la forma della presa. Ma vabbè, è una piccolezza questa. E una nota dolente, un'altra nota dolente, sembra che la stia criticando in realtà. vero, ma anche io prima con Nioh era cosa incredibile. Povera Switch. È bella, no, è bella come console, però... Che colore l'hai preso? Etero o omosessuale? etero, però mi piacciono anche i Joy-Con omosessuali. Salutiamo tutti gli omosessuali che ci stanno ascoltando. E un'altra nota dolente, se così vogliamo dire, è il software. Il software interno, dico, la home, queste cose qua, le funzionalità che c'ha, è una console appena nata, è vero, no? Però senti che gli manca qualcosa, cioè il menu è veramente basilarissimo, ha un'unica linea di quadrati dove stanno i giochi praticamente e basta. Non puoi creare cartelle, non puoi avere alcuna applicazione scaricata. È un po' prematuro sostanzialmente. È molto un po' prematuro. Anche lo shop è fatto veramente, cioè sembra in fase beta ancora. Una lista di roba e basta. Sì, adesso apro lo shop giusto per capire. È abbastanza veloce comunque dal punto di vista hardware come console. Wii U, non so se l'hai presa. No, Wii U no, non l'hai presa al day one. No, non ce l'hai Wii U. Non l'ho proprio presa, no. Wii U era una tragedia, cioè di software, di sistema, c'era cioè, una roba. Sì. No, l'ho presa in realtà dopo, molto dopo, quindi era già stata aggiornata, ma avevo visto dei video allucinanti, cioè che è proprio una lentezza senza veramente, cioè ti spostavi da un menu all'altro, cioè dovevi aspettare vari e secondi. Ti fai il caffè. Sì. Peccato, quello che passava da PS3 a Wii U non cambiava un cazzo sostanzialmente. Si trova sì, veramente. Ma va ancora peggio forse. Mamma mia. Comunque ho aperto adesso lo shop e praticamente vabbè, la ricerca, che vabbè ci sono tre titoli in croce per adesso, le uscite recenti, la classifica, quelli che escono prossimamente e il registra un codice se per caso avessi appunto un codice da riscattare, ci sono anche questi in digitale. E una cosa bruttina è l'impatto che ti dà poi anche lo shop, perché tu vai in uscite recenti, ok, hai un rettangolo con icona del gioco sopra e sotto prezzo, tipo 6,99 IVA incluso, adesso questo qua è mio. Ma il titolo? Come praticamente lo shop normale, cioè l'iconcina piccola, quadrata, quella lì dici. Sì, ma dov'è il titolo? Cioè dov'è la scritta di che gioco è? Perché dall'icona non lo capisci. Ah, non c'è? No, c'è l'icona, c'è tipo, vabbè, da Zelda Breath of the Wild, lo capisci perché... È scritto. Puoi andare a vedere... Adesso come torno indietro senza joypad? Ah, ok, ce l'ho qua. Puoi andare a vedere il titolo del gioco, no? Se vai al fondo della pagina che hai scelto e clicchi su mostra di più. E lì allora c'è il menu a discesa in cui c'è orizzontalmente parlando. A sinistra c'è l'icona, il titolo, non c'è nemmeno il genere, vabbè, e il prezzo. Perché non farlo così, dico io, vabbè. È un boh, mistero. Ti invogliano proprio a comprare, cioè. Sono quelle cose che dici perché. Perché, ma, perché esatto, così. Sono cose in cui dici perché, però sono piccolezze.
Solo che sì, appunto sì. Per sapere è una questione di velocità alla fine. Clicchi sull'icona, scopri ah, è Pac-Man. Chiudi. Ah, mi fa cacare. Esatto, chiudi, ti fa cacare. No. Però giusto queste piccolezze qua per invogliare certo. Un pochetto di più a esplorare. Poi c'è la galleria di catture. No, perché c'ha una memoria interna di 16 GB, mi pare. 32. Ah, non erano 32 che poi sono ribassati a 27. Sì, perché il sistema sono tipo 5 6 GB. 5 GB. Sì, 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 questo è vero. E c'era un gioco già annunciato che avrebbe già sforato, non mi ricordo quale. Forse era proprio Zelda. Era Zelda? No, è uno recente, cioè recente nel senso che Zelda comunque... No, forse Zelda era sui 20 qualcosa di giga, forse ci stava in teoria, non lo so. Sì, 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 ci stava perché nel periodo in cui ero disperato, che lo stavo cercando in giro, avevo anche la mezza intenzione di farmelo in digitale. Comunque sì, sistema, adesso io ho 23.3 GB ancora disponibile e ho tipo due o tre giochi installati. Il resto tutto in cartuccia. Certo. No, che dicevo... comunque sì, quindi sì, non installa niente ovviamente, non si avviano velocemente, voilà. Cioè, sì, 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 la comunicazione con anche lì, la comunicazione non so se è un difetto di fabbrica o un difetto della mia, non è proprio istantanea, cioè quando accendo la console ci vogliono un paio di minuti prima che si connetta all'internet. Ah, però. Minchia. Quindi forse qualche problema wifi. Probabilmente no. Qualche problema wifi interno alla console, o la mia o quella di tutte, ma ho sentito che anche altri avevano avuto questo problema. Non vorrei. Ho nato delle robe simili, perché anch'io io sulla Smart TV ho dovuto smettere parecchio e mi faceva più o meno la stessa cosa, cioè il wifi non me lo prendeva quasi. Sì, vabbè, la roba delle porte nate poi è assurdo che c'erano, forse anche Mario Kart 8, e con alcune configurazioni dei modem mi serve, Nintendo rigettavano sì, totalmente sì, la connessione, sì, esatto. Non c'è puoi giocare. C'è uno con cui dovevamo giocare online che praticamente aveva il modem sbagliato e non ci abbiamo potuto giocare, ha dovuto ordinarsi un altro. Questa cosa è assurda. Sì, quello è... Cioè, poi uno magari non oggi, ne parla... Oggi, ma è già assurda di base, ma oggi, cazzo, cioè uno veramente c'ha internet e non... Infatti mi è rimasto un po' così, ma vabbè, non mi riguardava, quindi non me ne frega, no, scherzo. Scherzo, ovviamente. Niente, per quello dicevo, il software è abbastanza poveretto, ecco. La galleria di catture, cavolo, è bello perché tu puoi fare uno screenshot con un tasto alla fine, no? Però c'hai l'album interno, le immagini sono castratissime, cioè sono proprio una risoluzione ridicola, neanche 720, cioè di meno. Neanche 720? E non puoi nemmeno scaricartele da qualche parte sul computer, devi per forza, per averle, condividerle su un social. E anche lì castrate di nuovo. Ma è la follia. Purtroppo è così. So perché. Cioè, laddove comunque sulle altre console ormai è un po' di tempo che i giochi implementano proprio la photo mod, che poi è una modalità esatto. Accessoria assolutamente, non è che sì, uno sì, mette però ti fa un sacco piacere, perché... sai. Però fa piacere magari. E qui, cioè, qui l'obiettivo è copia chi già l'ha fatto bene, perché l'idea è già stata... Esatto, no, ma spolpata. Nintendo ha sempre avuto un po', no, ma io lo faccio così e va bene, ma come? Esatto. Purtroppo, come dicevo, sono piccolezze, però sono abbastanza confidente che miglioreranno su ma questo sì, punto dai, di vista, perché non credo di essere mai l'unico che si lamenta di queste cose. Hai fatto una bellissima foto, magari così, te la devi mettere su Twitter a risoluzione 480 con artifici grafici che... Blah. Vabbè, a parte ciò... Non mi dilungo poi sulle impostazioni, chi se ne frega. C'è anche l'angolo delle notizie, giusto per spezzare una lancia a favore, che è fatto benissimo. Sì, sì, c'è proprio l'angolo delle news, con tutte le news in tempo reale, è apparsa anche l'online di oggi. Giusto, una cosa, il Rumble, che hai un 2 Switch... Aspetta che ti sia interrotto un attimo il... Ti sei interrotto no, anche prima del Rumble HD, se non ho capito male. Ah, il Rumble HD è quella la roba della vibrazione, sì. Sento singhiozzare, però, scusate. Ma un pochino singhiozzando un po' tutti, io. Speriamo... Prima ho sentito una volta singhiozzare Mattia, poi Eric, poi forse io, allora, ho singhiozzato, adesso. Non lo so, no, adesso vi sento. Probabilmente c'è un piccolo problema di connessione, ma non c'è problema. Adesso mi sentite? Sì. Ok. Il Rumble HD sarebbe la vibrazione, quella lì avanzata. Sì.
Ok, allora, per cosa l'ho provato? Per One to Switch alla fine, perché era quello, era il gioco in cui hanno implementato meglio questa cosa. Esatto. È bella. È incredibile quanto sia una demo fondamentalmente quel gioco. One to Switch, sì, adesso ne parlo un attimo anche, è interessante sempre. Ricordiamoci che costa 50 certo. euro. Questo... Se la gioca con Ground Zeroes, dai. Ground Zeroes, ma scusa, non costava sui... costa 50? Ma forse ma in Italia forse hanno fatto un po' di casino Halifax, sì. Sì, forse il PS4 costava addirittura 49, poi l'hanno abbassato 39, ha fatto un po' di macelli, comunque vabbè, costava parecchio, so. Sì, io l'ho giocato, ma cioè dura niente per il prezzo che vabbè. Sì, infatti, okay, ne parleremo, quando sarà sul pezzo, quando giocherai Metal Gear Solid 5, dai. Esatto, anch'io. Prossimo, anche tu, quindi allora. Sì, prossimo. Io sono fermo al 3. Mannaggia. Allora. Che stavo a dire? Ah, il Rumble HD. Su One to Switch ci sono un paio di giochi in cui lo implementa abbastanza bene. E devo dire che ha un bel feeling. Cioè, si sente. Sembra di avere altre cose in mano. Dici, ma è veramente un controller? O sto veramente. Sì, infatti è una cosa che mi ha abbastanza affascinato quando ho sentito parlare, perché, cioè, appunto, mi incuriosisce questa cosa. Ecco, spero venga implementata. Magari. Infatti, mi aspettavo che Zelda, sinceramente, implementasse dei minigiochi, qualcosa, invece. Ha dei minigiochi solamente col sensore di movimento dei joypad Zelda. Peccato. Per il peccato. Rumble. Peccato è strano, visto che comunque è stata. Sì. È stato il lancio, comunque, non so, forse non volevano svalutare un po' troppo Wii U, ma in realtà Wii U già avevano chiuso le produzioni. Ma infatti, ma di Wii U avevano detto, cioè, hanno capito. Già da ottobre avevano chiuso, già comunque una mossa molto anticipata, cioè, tendenzialmente, per esempio, PlayStation 3, per assurdo, hanno fermato la produzione in Giappone, non è stato mese scorso, metà maggio, che è arrivata la notizia. Cioè in Giappone, secoli, ma non è stata giorni fa? Sì, giorni fa, non mi ricordo se erano una o due settimane fa o vabbè, era lo scorso mese comunque. Sostanzialmente sta di fatto che nel 2017 ancora uscivano giochi, Persona 5 in primis, quando appunto invece Wii U proprio ancora prima che, forse ancora prima che venisse annunciata Switch. Ah, forse ancora prima che mandarono ad ottobre uscirà c'era, sì, è vero, vero. Prima quando... ancora nell'annuncio ufficiale di Switch si parlava di produzione cessata. Sì, c'era, sì, è vero, quando c'era il rumore NX, però dovrei verificare perché non mi ricordo. Minchia, il rumore di NX, passato un anno intero. Sì, era interessante vedere tutti quei concept lì che alla fine come quella foto nel controller la banana, quella roba. C'era uno specchio malfatto, tipo gli specchi che incontri per strada per vedere se arriva a macchine con due freccette direzionali. Mamma mia. Ok. C'è un bel gioco su One to Switch in cui che usa bene il Rumble, e praticamente tu hai dovresti avere in mano una scatola con delle biglie dentro, no? Sì. E a seconda di come la muovi, senti proprio le biglie dentro che si muovono. Che figo. E devi capire quante ce ne sono. Capito. E lo sai, è bello, lo senti, non si può descrivere. Sì, è proprio particolare come tecnologia, cioè, nel senso, proprio... Sì, poi come l'hanno fatta, vabbè, non vado nei dettagli perché non lo so. Sì. Però dico, deve essere particolare, perché se senti come se ci fosse dentro qualcosa, cioè, mi ricordo quando avevo i joystick magari rotti della PlayStation 2 che sentivo i pezzi dentro, ma era un altro vabbè, ma quelli chi non li ha sentiti, cioè esatto. Io strano che non abbia mai tutto coso che rimbalzava dappertutto e si capiva mai cos'era, però in tutti ce l'avevo. Era quella cosa lì che si sbloccava dopo che perdevi la prima partita e lanciavi il joystick contro la cucina. Esatto. Io credo di aver rotto solo dei joystick della Play 2, dei DualShock 3. Play 3, scusa, è vero, dei DualShock 3, che sono fragilini. Sono fragilini e, permettetemi la parola, fanno veramente cagare. Mamma mia. Perché fanno veramente schifo quella roba. Se li prendi adesso in mano, tipo, le mani sembra che si uniscono. Ma figurati adesso che sono mesi, cioè, e arrivo pure in ritardo, sono mesi che gioco su PlayStation 4 Pro. Nel momento in cui dico, ah, dai, che bello, adesso recupero un gioco su PlayStation 3, riprendo in mano il pad della 3, cioè, ragazzi, una cosa è intoccabile, è un plasticozzo ma incredibile. Ma dai, a me piace ancora un po'. Dici, poi col grilletto dietro, che se premi troppo ti sfugge il dito. Cioè, vabbè, quello sì, ok. Lì potevano fare come quello della 4.
Però esatto, lì è questione di abitudine, ad esempio. Sì, sempre, ma chiaro, sì, sempre sì, ritornando, tornare indietro è veramente particolare. Sempre ritornando al discorso Switch, no? Certo. Col cane, col pad quadrato. Col doggo. Io ho giocato un sacco a Zelda, poi ho detto una volta, è venuto un mio amico, ah, facciamo una partita alla Play, dai. Ho preso in mano il controllo della Play. Ho detto, ma che è un giocattolo questo? Cioè, perché? Oddio. Perché era leggerissimo in certo, confronto. Era larghissimo e lo sentivo proprio, dicevo, boh, è un feeling strano. Ti devi abituare proprio a seconda del controller che c'hai in mano. Anyway, One to Switch, cosa c'è da dire? Compratelo quando costa 15 euro. Ma questo, io direi anche 5. Questo c'è da dire. No, dai, diamogli. Quando te lo prestano un mese con l'online. Ecco, allora, esatto. Io sono convinto e rimarrò sempre convinto che quello doveva essere il Wii Sport di Switch. Datelo con la console. Sì. Cioè, questo è carino come gioco, ma non vale Switch 50 Sport. Euro. No, infatti. Cioè, poi, che loro lì si immaginano, vabbè, ci giochi con un sacco di amici, eccetera. Ma chi cazzo ce l'ha un sacco di amici? Vabbè, parte quello. Ma poi sinceramente io, cioè, un gioco dove comunque lo schermo non lo guardi, cioè che praticamente non serve, no? Esatto, potevamo inventarlo noi un podcast che si chiama One to Switch, ogni tanto dicevamo, esatto, vai, spara, tanto non devi guardare lo schermo. Il nome bastardi. Ecco. Visto, noi volevamo invece. One to Cast volevamo chiamarci. No, è che secondo me, cioè, si dice, no, doveva essere il Wii Sport, doveva essere dentro la console sostanzialmente come grossa demo di quello che erano le potenzialità di Switch, però secondo me non ha neanche, cioè, per quello che ho visto io, poi non l'ho provato, quindi posso essere smentito sul campo, sì, ma per molti, però, voi ditemi le vostre impressioni, io vi dico cosa non ha, io secondo me non ha neanche il potenziale di essere Wii Sport, perché io ho giocato tanto a Wii Sport, ci giocavo tanto anche da solo, forse sono l'unico pirla che lo faceva, non lo so, però ci giocavo. No. Io pensarmi da solo, a parte che non so se si può fare giocare da solo a One to Switch, al di là di questo. Forse ci sono dei giochi, sai che ora mi sfugge. Forse però, un paio di giochi visto, da solo ci sono, ma non vorrei dire minchiate. Per quello che ho visto sostanzialmente no, cioè nel senso doveva essere assolutamente messo all'interno della console, doveva essere una demo, però non ha assolutamente lo stesso potenziale che ha avuto Wii Sport. No, sono d'accordo. Non lo vedo minimamente divertente come quello, non è giocabile da solo, che secondo me è una cosa che anche se Switch, comunque una console portatile, anche se ci può giocare in cooperativa, anche se è una sua prerogativa, comunque il gioco che giochi solamente in cooperativa, cioè scusa, sì, che giochi solamente in cooperativa di quel tipo lì, insomma, mi sembra funzionare veramente poco, insomma, non è un Overwatch o un MOBA. No, che già, cioè, comunque io sono un po' così, ho un brutto rapporto con i giochi solamente multigiocatore, che sia in locale sia in online, che vengono venduti, quindi immagina. One to Switch come si comporta? Io ripeto sempre, personalmente parlando, si comporta bene la prima volta che ci giochi con una determinata persona. Già la seconda volta, no. Cioè, non è... è usa e getta. Mamma mia. È no, usa e getta. Secondo me un pochetto lo è. Perché alla fine tu giochi magari tutto un pomeriggio, giochi 4 ore di fila, batteria permettendo, vabbè, a One to Switch, con un amico, ti diverti un sacco, no? Ma lo riproponi magari una settimana dopo, dai, rigiochiamo, che no, è la morte. No, era non... morte. Sia tu che lo proponi, che il tuo amico che deve dire no, non c'ho voglia, avete qualcosa in testa che dice. Ma più che altro io sono convinto che se tu prendi una persona che non sa cos'è Wii, non sa cos'è Switch, gli dai Wii Sport, ti dice wow, che figata, gli dai un 2 Switch, insomma. Se lo Switch è più, bisogna stare un pochetto più attenti alle istruzioni, diciamo, non è subito immediato, poi i giochi sono molto più veloci, ecco, alcuni sono insensati. Sì, però appunto come gioco in sé alla fine non c'è niente, cioè sostanzialmente sì, non è un gioco, anche a me molto, cioè, povero, come un Lula
loop, cioè che alla fine, cioè, sì, senso, a se stesso, a fine a se non stesso. Ha, cioè veramente tu ti guardi, fai, ma non è che stai giocando come invece il tennis, tac, dai la pallina. Esatto, lì c'erano anche quasi degli obiettivi, perché la difficoltà mano a mano andava avanti, sì, mi ricordo, esatto, con i punti che acquisti, gli obiettivi, esatto, avevi oltre i 1000 punti nel bowling, c'avevi, cioè, sì, la palla bella. Sì, sì, minimo di gioco c'era, cioè, io ho giocato parecchio al ping pong del resort. Al ping pong anch'io, sì, era, sì, bello, sì, poi era un il tipo con la ciabatta in mano che ti sfidava, mi pare. Sì, sì, poi c'era, era bello perché ti creavi anche il tuo avatar che poi diventava proprio il, cioè, esatto, qua ci sono i Mii, qua ci sono anche i Mii da creare, no? Sono tornati. Sì, sì, ma ormai sono una, io li apprezzo un sacco, sono una, come dice, sono carino, marchio, sì, di fabbrica di Nintendo ormai delle console, sì, sue, sì, però non hanno un uso viscerale per adesso, cioè lo usi come avatar, almeno io in Mario Kart. È vero, abbiamo saltato perché abbiamo parlato di Wii Sport, abbiamo parlato di Switch, ma Nintendo Land alla fine del Wii U, cioè alla fine, ecco, quello era un po' il gioco tra virgolette da bundle, anche quello si pagava meno, Nintendo Land, 50 euro, ma sì. Nintendo Land, non so, cavolo, se vi ricordate, sai che me lo sono perso di minigiochi, pensando assolutamente, era praticamente un parco a tema, ah, ma per Wii U. Wii U, sì. Ah, sì, ok, sì, ok, sì, ecco perché me lo sono... Ah, era il parco a tema con i vari minigiochi in cui tu giocavi. Ah, aspetta, facevi, che diciamo, ti sei interrotto un attimo. Esatto. In cui tu hai detto? Era un parco a tema, dico, il gioco in cui facevi vari minigiochi con i minigiochi e giocavi. Ah, appunto, boh, semplice ecco, così. Era un gioco, proprio, sì, però un videogioco, ecco, diciamo, cioè giocavi letteralmente a... Gameplay wise, basta. Confermo che esiste. Sì, 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 l'ho cercato anche io adesso in diretta. Esiste, sì. Perché sì, non lo sapevo. Ah, Nintendo Land per Wii U. Magari lo provo a casa di un mio amico. Sì, sì, alcuni sono anche carini. C'è tipo uno che è praticamente tipo Luigi's Mansion e tu devi... Uno fa il fantasma e l'altro fa il cacciatore di fantasmi. Quelli sono i giochi Nintendo, secondo me. Cioè, fossero usciti di nuovo, magari pensavano un altro gioco con i Mii, con i minigiochi del cazzo, magari stucca. No, a me no. A me se escono queste cose qua, molto carino questo, adesso non so il gameplay, ma sto guardando un paio di robe, sembra molto carino in realtà. Sì, sì, semplicissimo, perché una volta sono venuti, è venuto mio fratello a casa, cioè erano quindi due miei fratelli, cioè ero io, giocavamo a sti giochi in tre che si poteva giocare fino in quattro, cioè mica. Si chiama Nintendo Land proprio perché riprende tutti i personaggi caratteristici, sì, sì, e sì, sì, c'è anche Zelda, bellissimo. Metroid c'è anche, che fai la lotta nelle, ma che bello, ma ti spari. Questo secondo me sarebbe. A temo questo qua. Ah, ma è incredibile, ma io non so neanche che esistesse, cioè, neanche io, l'ho scoperto adesso in diretta, fantastico, vedi cosa, quanto si scopre. Comunque questo non ha lo stesso feeling per me, appunto, è quello che dispiace, secondo me, cioè, non ha proprio la stessa potenza. 50 euro per una cosa, cioè, Bomberman costa meno e quello almeno è un gioco che comunque, sì, Bomberman, che poi anche lì non sì, credo che tu 40 abbia. euro, non so, non credo che tu abbia, ma il prezzo va bene per carità, però è un gioco che bene o male lo vedi, lo senti al tatto che è un ci giochi un sacco, che poi magari c'è anche dei bonus, delle cose extra. Questo alla fine, no, solo per farvi capire, quando tu apri il gioco, ogni volta che apri il gioco ci sono il tizio e la tizia che ti dicono: ehi, tu che hai il Joy-Con sinistro, scuotilo, e non puoi saltarlo. Oddio. Cioè non puoi andare al menu principale, premere start e iniziare a giocare. Devi per forza fare sto passaggio con la tizia e il tizio che ti dicono: ehi, tu hai un Joy-Con in mano, grazie. Cioè, non capisco. Comunque, adesso vorrei parlare un attimo dell'online, diciamo. Perché c'è... Okay. Oggi è uscita la notizia dell'online. Esatto. No? Esatto. Ecco. Oggi, vabbè, ieri ormai, è mezzanotte qua da noi, ma il 2 giugno è uscita la notizia dell'online, e c'è da dire un pochetto, anche perché, sì, prima di dire questo, io ho provato, perché hanno dato da provare per alcuni giorni a un determinato orario, per un'oretta, Splatoon 2 e Arms, okay, non so se l'avete sentito. Perfetto. Sì, sì, Global Test Punch. Esatto. Arms ha avuto il Global Test Punch, invece Splatoon ha avuto il Test Fire, sai. Sì. Sì, come anche del primo, tra l'altro. Ah sì? L'ha su fatto? Wii U. Questo sì, lo so, sì, io. Sì. Su Wii U, sì, sì, lo fecero. Perfetto, perfetto. E devo dire che sono dei test interessanti questi, comunque, perché cioè ti fanno provare
la versione gratuitamente, ti fanno vedere più o meno l'online come potrebbe funzionare. Certo, hai le modalità che ti dettano loro, perché non è che puoi scegliere tutto quello. Certamente, certo. Però è stato il demo sostanzialmente. Sì, alla fine è una demo. Cioè una demo della demo, facciamo così, proprio. Capito. È interessante perché Splatoon 2, io Splatoon l'ho sempre adorato come concept, solo che non avendo avuto Wii U, mannaggia, è una delle cose che rimpiango. E il 2 pure a me manca, ma infatti vorrei recuperarlo il primo, anche solo per... Ma ha senso recuperare il primo per un gioco di genere che non cilmino. Beh, cioè, il single player ce l'ha, comunque sono curioso di... Così. Magari questo, il 2 dovrebbe avere anche una bella campagna di single player, da quanto ho sentito, con tanto di boss fight e robe simili. Sì, ma anche il primo ce l'aveva molto bella, ne hanno parlato pochi, ma il primo, quello che ho sentito, hanno detto bellissima la campagna. Okay. Non ne so di più, quindi non vado a... Ah, punto, finita la frase. Non so come continuare. E difatti a me è piaciuto un sacco questo Test Fire di Splatoon 2. Proprio perché mi piace il gioco, ho visto le novità che hanno portato, è solo che non posso nemmeno dire queste novità qua sono migliori al primo perché non l'ho giocato, mannaggia. E in generale il feel che ti dà è che non ti stacchi più, cioè io le ore che mi sono fatte me le sono fatte fino a quando non mi hanno cacciato praticamente. Come quando rimani al pub fino alle 4 di notte, esatto, e continui a bere, ti devono cacciare via, bevi, parli, i discorsi sul mondo, sulla relatività dell'universo, e poi dicono: oh, ragazzi, guardate, dovete andare dal cazzo. Comunque, però è tuo solito giocare comunque online? Cioè, ti piacciono i competitivi? Ti piacciono i giochi online? Oppure è Splatoon 2 che ti ha dato sto effetto? Insomma, di... sinceramente, è Splatoon 2, credo. Che non sono tanto da online, sono molto da single player io. Beh, quindi è strano comunque che ti abbia catturato. Sì, sì, perché non lo so, in generale comunque non lo vedo come un gioco online competitivo competitivo e competitivo, per carità. Però sì, aspetta, premetto, con competitivo intendo cioè che giochi con altri giocatori contro, cioè nel senso, sì, esatto, forse magari uso io male la parola, ma competitivo io intendo anche con a livello proprio di competizione, mica se adesso MOBA, sbagli ti uccido. Il MOBA, parte della community dei MOBA sono veramente un cancro, vabbè, lasciamoli stare. Togli la parte, sì, parte io arrivo da 2 anni e mezzo, intendo, ecco, semplicemente player versus player, ecco, giochi, esatto. Spunto. Ecco. No, il competitivo dico anche comunque la curva di abilità che cresce, e poi ovviamente per forza di cose quando vai a diventare competitivo proprio con gli altri, no ma guarda che sta facendo quel cretino, no, queste cose qua. quindi ce lo vedi adesso, domanda così, però cioè, ce lo vedi un concept come Splatoon evolversi nel senso degli sports? Negli sport, vale, sì, in quel senso. Una domanda troppo complessa per le mie capacità, per le mie conoscenze. Beh, loro hanno l'obiettivo, in teoria, in cui bisogna vedere a che livello arriva. Facciamo così. Allora, sappiamo che gli sport stanno piano piano evolvendosi, no? Quindi non è che sono formati neanche poi troppo piano piano. E appunto aggiungerei, per dire, stanno evolvendosi abbastanza a un ritmo non proprio leggero, ok? Facciamo così. Sì. Quindi non sarebbe neanche tanto strano vedere sia Splatoon 2 che ARMS. E ARMS l'hanno proprio anche dichiarato a Nintendo: ah, vorremmo che diventasse un eSport. Non sarebbe neanche tanto strano per me. Però non sono tanto in questo campo, cioè non me ne interessano nemmeno troppo, anzi gli sport non mi piacciono. Non mi piace vedere. Sì, più che altro nemmeno a me, sinceramente. Cioè, ma è più che altro perché per avere qualche soddisfazione nel campo degli sport, comunque io appunto vengo da un po' di tempo passato su League of Legends, non sono mai arrivato top tier assolutamente, però riconosco che anche solo per arrivare ad un livello medio buono il tempo speso è stato veramente elevatissimo. A me stufano, sono comunque dopo un po', cioè ben lontano da dire ok, cioè sono veramente competente ad un certo livello, anzi, quindi capisco che
anzi, io poi me ne sono staccato, infatti anche io adesso gioco praticamente solo a single player. Grazie a me, Harry. Grazie a buon Ari che mi ha trascinato, ma a maggior ragione appunto capisco che dopo un po' uno... Se no in cooperativa con magari un gruppo, perché è sempre esatto. Quella diciamo l'arma a doppio taglio dei giochi online, che se vai nel gruppo messo a caso, magari basandosi sul tuo livello, non so che algoritmi usino, ognuno è diverso ovviamente, che poi ti trovi il cretino di turno, sia che sia più bravo di te che ti percula, sia che sia più debole di te e faccia perdere la squadra, ti incavoli e non ci giochi più, cioè ti... Sì, quella è proprio la base dei MOBA. Ecco, ma... È sempre così, cioè adesso sembra forse un cliché dire così, però è veramente così. Infatti dopo un po' dici io gioco per divertirmi, è una palla questo. Esatto. Arrivederci. E niente, per Splatoon 2 quindi avrei solo questo da dire, perché è divertente, è stradivertente, sicuramente lo prenderò perché mi piace un sacco. E ho visto anche che recentemente hanno messo delle news in cui appunto presentavano le campagne single player e cooperativa online, se non sbaglio, e mi sembra interessante, mi sembra un bel gioco. Invece ARMS, e qua ecco ARMS, parliamo sempre dell'esperienza personale. Sì. Non mi è piaciuto così tanto. L'ho provato poco, perché il test punch è durato circa 2 giorni. E... Forse c'è ancora più avanti, ma non mi ricordo quando. Vabbè, non è importante. Tanto non lo proverò. Io cerco invece. Tu cerca così, magari per informazione generale. E non mi è piaciuto tanto perché l'ho trovato un po' statico, anche se è un molto dinamico come cosa. Tu sei lento, tu sei il personaggio tuo è molto lento. I pugni che tiri sono molto lenti. I pugni che ti arrivano sono difficilmente schivabili, a meno che non hai un tempismo assurdo, no? Anche se sono lenti, perché tu sei lento, i pugni sono lenti, quindi è tutto bilanciato. E se lo usi, se usi i due Joy-Con a mo' di pugni proprio... Sì. Come si dovrebbe fare, cioè come ti hanno mostrato, sono calibrati malissimo. Cioè, quello lì purtroppo non è un parere personale, secondo me è una cosa molto oggettiva. Perché io praticamente a un certo punto sono stato fermo, ero fermo, e mi tirava i pugni. Però non si fa così. Poi volevo tipo fare un'azione, che ne so, tirare un pugno destro, invece lui mi ha preso il comando del tira entrambi i pugni per fare la presa. Un sacco di volte mi è capitato, allora ho detto no, cioè mi spacca. Hai provato i controlli classici quindi anche? Ho provato i controlli classici ed è molto più manovrabile. Sì, secondo me. Sì, forse è un pochino un problema che avevano anche Wiimote, adesso non so se con la stessa imprecisione, anche insomma che con un pochino di gioco capivi che farla in barba al sensore era veramente facile. Allora sì, esatto. Perdevi veramente il senso di sto tirando un pugno, ma fai solo un piccolo movimento che triggerà il sensore per sì, fare anche col plus era così. Esatto. Ah sì, stavo quasi per dire, ma con il plus non era così, perché il plus non l'ho mai avuto. Wii Motion Plus. No, e dopo un po' ti accorgi veramente che era così, perché da giocavi Zelda, beh, magari era il più figo, però gli altri giochi facevi il movimento tac così e comunque ti dava lo stesso, esatto. Invece di stare lì a sbracciare per tirare il colpo super del tennis. Beh certo, lì era un compromesso che quasi ci stava, perché ti dicono fai questo movimento, no? E lì il sensore bene o male te lo calcola in qualche modo. I movimenti invece che devi fare in ARMS sono abbastanza precisi, perché a seconda di come muovi i Joy-Con, immaginateli di avere in mano, no? Se tu... Sì. Li muovi entrambi verso sinistra, cioè li pieghi verso sinistra, il tuo personaggio si muove a sinistra. Se li pieghi verso destra, a destra, in avanti e indietro, funziona la stessa cosa, no? Quando li muovi in avanti e indietro, preciso. No? A volte ti prende il comando del pugno. Cioè, spero che questa cosa adesso non voglio dare contro né a Nintendo né a Matt, spero che questa cosa sia un problema dell'inesperienza di Matt al gioco, perché spero di sì. No, diventa veramente problematico giocarlo nella modalità per cui almeno anche solo vedere come sono costruiti i personaggi è fatto per essere giocato. Una cosa che secondo me devono fare, no? Io sono sempre confidente in queste cose, semplicemente rivedere la calibrazione, perché è tutta controllata via software, quindi non credo che sia una cosa così
impossibile da fare. E potrebbero calibrarlo via software come cosa, potrebbero ricalibrarlo a seconda di cosa dice la gente del test punch, appunto. Capito. Quello secondo me è da fare assolutamente, perché i controlli appunto con pad alla mano, senza che ti muovi tirando pugni, son precisi per forza, sono dei trigger alla fine. Certo. Quindi lì ci sta. Del resto non mi è piaciuto tanto perché ARMS è proprio nato con il concept tira i pugni, muoviti. Invece non mi ha dato quell'impressione lì, mi ha dato attenzione, devi muoverti millimetricamente perché sennò hai tirato il pugno, mi dispiace. Che cazzo fai? Sei stupido. Sì, infatti. E gli altri che ti insulta. Poi ti perculavo. Poi ovviamente io ero una sega, cioè avrò vinto una volta su tre, però spesso per queste cose qua dicevo, allora vai a cagare. La cosa però che si è notata, almeno che hanno notato più o meno penso tutti i videogiocatori, cioè che dal primo annuncio sembrava veramente il gioco, non dico brutto, però comunque sembrava un gioco così, proprio da veramente una roba, un secondo One to Switch, era un punch out strano così. Invece adesso bene o male hanno svelato tutte le modalità, tutti i personaggi che sono molto accattivanti, tipo la gente già impazzita per quella lì col super lato B di Twin Tail, come si chiama, poi c'è Min Min lì che c'ha quella, c'è un po' di Zelda, c'è Sudowoodo, sono molto accattivanti, quasi un po' alla Overwatch, diciamo. No, i personaggi sono carini. Esatto, c'è anche una bella varietà di pugni, e per ognuno dei personaggi ce ne sono un tot. No? Sì, è super. Dovrebbero essercene 6 tipo per personaggi, quindi abbastanza articolato, vario e articolato, esatto. Le premesse ci sono, perché ci sono anche delle modalità differenti, non c'è solo quella lì in cui tiri pugni e basta, sei uno contro uno, no? Ci sono anche le 3 contro tutti, 4 contro tutti, oppure c'è la modalità in cui tu sei in coppia con un altro, no? E siete legati assieme da una corda, quindi non vi potete muovere troppo. E la community si infiammerà la manetta ogni volta che sbagli con questo lato di Joy-Con. No, devi andare a destra. Vabbè, poi con l'app portatile di online, che adesso andrà a introdurre l'online, va. Mamma mia. L'online, che stavo guardando, i prezzi veramente onesti. Poi i prezzi sono straonesti, cioè assolutamente per quello che offrono, secondo me sono giustissimi. Sì, seppure quali adesso sono questi prezzi, che non li so. Allora, un mese, qua sono tutti in dollaro. Tu ce l'hai sotto mano in euro, per caso? Ti do il cambio se vuoi, sì. Allora, sono 3,99 per un mese, 7,99 3 mesi e 19,99 per 12 mesi, un anno. Quindi piuttosto bassi rispetto anche alle controparti. Siamo abituati a spendere 50 euro e per un anno PS Plus solo 20 euro. Allora, c'è anche da dire che per adesso l'online di Nintendo, almeno qua su Switch, è ancora, credo, in fase embrionale, perché comunque un po' di salti ci sono, no? Nel senso, un po' di disconnessioni da server, queste cose qua. Capito, seppur non è proprio ottimale. No, seppur tu abbia una connessione stabile, non sono ancora ottimi, no? Però, per quello che offre, direi che ci sta, cioè anche fare l'annuale, che non ti pesa per niente, sono 20 euro per 300 giorni. No, infatti, è vero, cavolo. Hai qua, che dicono, il gioco online, hai l'app per dispositivi smart, quindi l'applicazione per, avevo letto, cos'è che faceva l'applicazione, tipo ti dava la chat online. Quello è se ne sanno parlare, perché sì, infatti, cioè, allucinante. Poi sicuramente lo convertiranno anche per qualcosa per computer, magari, giusto per comodità, sai. Certo, cioè sicuramente, ipotizzo. Poi hai la selezione di giochi classici, che è quella fantastica. Io sono sì, tra l'altro, appunto, ho letto che praticamente metteranno dei giochi in SNES che ti danno poi con l'abbonamento con l'online. Sì. Cioè, abbastanza particolare come esatto. Faranno? Ma poi ho letto che tipo appunto c'è scritto qua, hanno accesso a un catalogo di giochi classici con nuove opzioni online come Super Mario, eccetera eccetera. Non so se hanno proprio accesso a un catalogo infinito che magari aggiornano di tanto in tanto. All'Xbox Game Pass, dici, una cosa un po' così.
cioè, un po' con nuovi giochi sempre inseriti, più alla PS Now magari, con una grande lista che pian piano si aggiorna. È quello secondo me, perché te lo fa intendere così, cioè tu hai il catalogo di retro gaming. Io spero che facciano così, cioè non ha senso. Soprattutto perché animano una quantità di giochi che... Per me è una figata. Potrebbero mettere 10-15 giochi soliti, cioè Super Mario World, Super Metroid... Ma sicuro che mettono quelli, è solo che... Sì, che però almeno te li mettono tutti in una lista che c'hai accesso, non è che devi stare lì a comprarteli, cioè nel senso... No, poi il rumor, quella cosa di cui si parlava, che mensilmente ti venivano prestati... cioè una cosa che, cioè, per me è follia, cioè che vuol dire prestati, cioè io ti pago, tu me lo presti per un mese. Sì, erano rumor, sì, per un mese, fortuna. Magari te li prestano finché sottoscrivi, come fa il PlayStation Plus, noleggi, cioè, noleggi, sì, però vabbè, basta che è proprio già diverso, perché comunque sì, basta che ce l'hai almeno, sì, esatto, cioè nel senso comunque pone magari un certo problema, nel senso che dici cazzo, però se io adesso non voglio più il PlayStation Plus, cosa, come faccio? Però in realtà, se uno ci pensa bene, se uno ha sempre avuto il PlayStation Plus e continua ad averlo, gioca online, difficilmente viene a mancare il PlayStation Plus. Qua invece non si capiva bene a cosa servisse l'abbonamento online, se solo per avere i giochi prestati, allora insomma. No, infatti quello, infatti secondo me, come l'hanno fatto adesso, se poi escono alcune indiscrezioni oppure vedremo direttamente, sì, ci sta. Che dire, abbiamo anche le promozioni esclusive, cioè gli sconti, proprio come PS Plus, sale online. Diciamo che qua dice solo offerte esclusive, non tipo giochi gratuiti, perché anche il problema è che le conosciamo, le offerte di Nintendo, questo è il grosso problema, bisogna vedere cosa tirano fuori. Ma poi magari non è tanto una questione di offerte, la questione è che comunque i giochi quelli sono, non è che possono fare offerte assurde, cioè sono comunque ancora pochi, prima di qualche anno. Ah no, beh, chiaro, sicuramente su quando poi cominciano a arrivare i porting, magari cose, esatto, magari qualche offerta interessante, ma non possono paragonare il catalogo di no assolutamente, ma comunque Xbox Live, cioè, no, ma infatti secondo me la forza del loro online sarebbe appunto portare con dell'emulazione la virtual console la quantità di giochi che è mostruosa, che hanno accumulato nei vari secoli del videogioco, ne hanno davvero tantissimi, sicuramente sì. Non sarà possibile da una parte, varie, tantissimi, però sono di Nintendo e sarebbe belli averli in una libreria completa sul suo video. Da una parte sono d'accordo sulla virtual console, per carità, perché però secondo me comunque con questa portatilità, diciamo, cioè l'indie bello, come non so, prima abbiamo parlato di Dead Cell, per dire, sì, cioè cavolo, ci avessi quelli lì su Switch, sarebbe figo, cioè come io c'ho l'abbonamento che ho PS Vita, cioè comunque molti indie me li posso giocare lì, e mica è un'altra cosa, cioè mi metto lì più tranquillo, cioè c'ho anche più un impatto un po' diverso di questi giochi così. Spero che arrivino anche quelli, più che, cioè la virtual console, sai, va bene, ma infatti io vedo sta Switch like, sì, ecco. Vabbè, Isaac è già arrivato, poi adesso c'è Tumbleseed. Sì, sì. Tumbleseed è uno dei giochi che dovrei provare, perché ne ho sentito parlare bene. Dici Tumbleweed? No, Tumbleseed si chiama. Tumbleseed, aspetta che lo cerco, non lo conosco. È un roguelike dove praticamente tu devi cercare di andare avanti bilanciando un'asta, eccolo, no? Con un seme nel mezzo. Sembra fighissimo. È un casino, da quanto mi hanno detto. E sfrutta anche bene il Rumble HD. È bellissimo. Il sito poi è spettacolare. È molto lento come gioco. Però appunto è uno di quei roguelite lì che ti appassionano, come tutti. All'inizio spaccheresti. Switch? Sì, credo che sia esclusiva, possibile. Ah, ok. Sono, adesso vedo nel sito. No, forse... Insomma, da cercare anche io in tempo reale. No, Nintendo Switch, PS4, Steam, Humble Bundle, okay. Mac addirittura. Addirittura. Vabbè. Tutto. Facciamo... che dicono che sia ben carino, quindi così io personalmente Switch la vedo un sacco un'opportunità per gli sviluppatori indie, per gli sviluppatori. Questo però automaticamente un po', cioè, allontana Nintendo dal grande mercato, però perché da una parte nel momento in cui diventi ricettacolo dello sviluppo degli indie, per quanto tu come noi piaccia, guarda cosa ha fatto finora Nintendo, è sempre stata molto restia sulle terze parti, ha sempre puntato un sacco sulle sue esclusive e sui suoi
sui suoi studios che, certo, però contava. questo anche per scelte di progettazione della console, certo, perché alla fine è parecchi anni che arriva con Wii U, che era una console della generazione scorsa, comunque è arrivata poco prima di PlayStation 4, certo, sì, sì. Poi esatto. Adesso arriva con Switch, uno non vuole discutere il concept, ma semplicemente parlare un attimino di potenziale hardware, arriva con una console che ancora una volta comunque non è alla pari. Che soffre anche quindi, un po', perché esatto, quindi l'hardware per ora fa quello che deve, difatti per una console dal punto di vista portatile tu finora credo sicuramente non l'hai mai vista una console portatile così. Esattamente, è la migliore in assoluto che si poteva costruire con i socket presenti ora sul mercato, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Infatti si spera che si spostino gli sviluppatori più che altro che hanno sviluppato fino ad adesso su 3DS, che si spostino diretti su Switch, speriamo questo. Quello è un po' l'obiettivo di Nintendo, anche se l'annuncio di 2DS è stato un po' strano per me, però... Poi con quel prezzo lì, ancora più strano. Però appena uscito Switch, il fatto quel che restyle per ottimizzare la produzione, sai, quelle cose un po'. Sì, ma dovevano costerà veramente poco adesso. Cioè, dovevano farlo dall'inizio invece che mandare fuori quell'aborto di 2D. Dai, per favore. Comunque, credo che questo sia quanto sul ciò che ho da dire per ora di Switch. Non finirò la frase con un "Hey, compratelo", "Hey, non compratelo", perché sta alla gente alla fine. Sì, poi ha poco senso ancora. Tendenzialmente non sappiamo qualcosa, un po' di roba sul primo anno di vita della console. Esatto, se vogliamo aspettare magari Super Mario Odyssey per... E l'annuncio del nuovo Metroid. Più che altro trovo imprevedibile proprio anche le vendite di Nintendo, cioè comunque un Mario Kart 8 che sta performando super, veramente, sai, il gioco più venduto sta spaccando in Nord America, in Giappone, cioè che è un gioco che ha venduto quasi 9 milioni su Wii U, praticamente quasi un pezzo a console, cioè com'è possibile che ci sia ancora gente che comunque può essere comprare? Che sia proprio quella gente che aveva comprato Wii, non ha comprato Wii U, Switch, e ora si prende Mario Kart 8. La grande forza, no, del software, che riesce comunque a vendere veramente in lunghi periodi, dove insomma nei altri tipo A non riescono bene o male, a parte casi incredibili come un GTA 5, come un Minecraft, no, che continuava, come adesso Rocket League, per dire che vende sempre le sue belle copie, ma altri casi bene o male c'hanno proprio quella vendita che è nel primo mese, ma anche meno, adesso 3 settimane già hanno venduto. Tra l'altro lo stesso Horizon ha fatto 2.6 milioni nelle prime 3 settimane, poi dopo non è stato neanche più interessante. Ma il picco di vendita alla fine è quello, poi tende a zero fino alla fine dei tempi, però insomma all'inizio dà proprio il picco di vendite. Sì esatto, però comunque invece quelli Nintendo riescono a performare proprio nel corso del tempo, e evidentemente li porta buona loro, perché comunque spendono molto meno rispetto agli altri come sviluppo, hanno il software pronto e niente. Sì. Stanno a galla anche per quello, secondo me, perché comunque sono indietro tecnicamente, diciamo, quindi spendono meno. Anche come sviluppo, bene o male, non è che stanno sviluppando l'Uncharted 4, cioè fanno lo Zelda, Nintendo, che è bellissimo, sarà costato parecchio, ma sarà costato sicuramente meno, secondo me, gli altri giochi. Quindi, sai, vende bene, cioè anche Zelda ha venduto benissimo, anzi ha venduto più copie Zelda che Switch, almeno così c'era scritto nelle varie notizie. Sì, in effetti, quindi, è stato così. Vediamo un po' al futuro, speriamo bene. Vedremo. Sì, io spero che non si esaurisca qua, perché... No, ha un grande potenziale, devono sfruttarlo, perché non basta un anno di vita per fare una console, purtroppo deve durare per tutta la sua vita e deve avere... E questo è il problema che mi sembra di capire, nel senso che questo momento sta vendendo davvero tanto e tutti i meriti sono di Nintendo, nessuno, cioè meno dalla mia parte, non voglio assolutamente fare detrattore del caso. La mia preoccupazione maggiore è che solitamente chi, come per esempio te, in questo momento in mano una console Nintendo, si ritrova a giocare, non dico il 100%, ma una buona percentuale dei giochi Nintendo. Perché così si fa su una console Nintendo. Su PS4 è impensabile fare una cosa del genere, giocarsi quasi tutti i titoli usciti su PS4. Esatto. Questo perché coprono un range, cioè il giocatore Nintendo si è comprato Switch e poi si comprerà tutti i giochi. Quindi ho paura, il mio sentore è che a un certo punto venderanno i giochi ma non la console, cioè
relativamente, non è che a un certo punto in poi Switch smette di vendere e vendono solo i giochi, che però una volta che si è saturato il mercato di chi voleva Switch, poi dopo venderanno solo i giochi, quindi anche Switch venga penalizzata da questo fatto, nel senso che raggiungerà un numero all'interno del mercato e poi si spegnerà la vendita dell'hardware e andranno avanti solo tramite software, visto che alla fine veramente i numeri che ha fatto Wii U sono imbarazzanti. Cioè, anche a volerli raddoppiare, ma anche a triplicare, quanti sono? 13 milioni. Cioè, comunque, in ogni caso la concorrenza non la prendi, perché già ormai con PS4 stanno oltre 65 milioni, quindi vabbè, sì, già non la puoi prendere. Ecco, ho attimino paura che facciano fatica a riprendersi il grande numero, ecco. Però bisogna vedere il loro scopo. Esatto, non so nemmeno se è nei loro piani, comunque, come abbiamo visto l'hardware è quello che è. I loro piani era semplicemente quello di creare appunto una console con hardware diverso e fin lì ci sta. Sì, su però questo... non hanno spinto più di tanto. Sono più andati all'innovazione, credo, dal punto di vista delle capacità della console, solo che appunto questo è ancora da sfruttare molto, è ancora da vedere, certo, come può essere implicato. Era la mia preoccupazione, che assolutamente mi hanno completamente ribaltato con le vendite di Switch, non mi aspettavo assolutamente che siano così grandi, quindi assolutamente possono smentirmi in 3 secondi anche. Più che altro formazione, perché il lancio, bene o male, anche Wii U più o meno hanno fatto più o meno uguale, però è stata lanciata anche in periodi diversi, oltretutto sta continuando a vendere molto bene anche in Giappone, per dire. Io pensavo che fossero PS4 addirittura malati di 3DS, che quindi tutti hanno un 3DS, non gli serviva Switch, invece Switch sta vendendo bene. No, ma sì, infatti ha avuto un boom di vendite. Adesso vedremo un po' Monster Hunter cosa combina, vedremo Pokémon, questo XS, famoso Pokémon. Se... aspettiamo il Treehouse, che è questo evento qua. Sì, il Direct, anche le tre, vedremo un po'. Parleremo delle tre a tempo debito. Esatto, credo che 2 ore di podcast siano... sufficienti. Sì, sono sufficientissimi. No, adesso vi parlerò io delle mie scalette allucinanti. Mamma mia. Noi abbiamo io e Eric abbiamo parlato troppo, abbiamo castrato Ale. Sì, esatto, abbiamo castrato. La prossima volta daremo l'espressione. La prossima volta 2 ore di podcast solo tu e io non parlo. Siamo tutti zittissimi. Esatto. E anche gli facciamo domande. Sì, bello è che noi, per chi ci sta seguendo, abbiamo fatto la scaletta tutta bella, per parlare, ma sì, parleremo un'ora e mezza. Quindi prendete metà di questo podcast e dovete moltiplicarlo per 6 praticamente. Esatto, per perché ci sono quanto in realtà doveva durare questo podcast. C'avevo ancora 2 argomentini dopo, Ale c'aveva una scaletta intera. Vabbè. Comunque, benissimo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento, è incredibile. Grazie. Se c'è qualcuno che è arrivato, vogliamo dei feedback, commentate, fateci sapere. Esatto. Siete spietati. Siete spietati se ce n'è bisogno. Se non ce n'è bisogno, non troppo, che poi io non è che abbia tutto questo self-off. No, io neanche io, però è divertente. Esatto. Va bene, dai, allora possiamo salutare. Possiamo dire l'appuntamento settimana prossima? No. Possiamo dire. No, direi di no. Non credo. Forse sia settimana prossima questa puntata, praticamente. Sì, esatto. La caricata. Esatto. Ma loro non lo sapevano, stai zitto, loro non lo va sanno. Bene. Arrivederci, buona... Va bene. Arrivederci. Grazie. Ciao, grazie dell'ascolto. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao.